Cazzo, io lo sapevo, maledetta puttana, maledetta, lo sapevo che succedeva. Le clamp, no, questo non c'entrava. E oh, sento rumore strano. Oddio, c'è il bivic là sotto. Porco. Ovviamente non l'ha visto nessuno. Giustamente non l'ha visto nessuno. Perché giustamente quella si fa i cazzi suoi. Là, così, sta prendendo il suolo. No, c'era il bivic qua sotto che mi ha aspettato. Faccia dei bambini. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah. Ecco. Larry, what the hell are you doing? Larry. Larry, you can't just... Oh, Larry. Larry. Però... Però mentre che ci sono, forse dovrei salire in soffitta per prendere il... Cos'era? Oddio, mi sono cagato! No, questa è stata bruttissima! No. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Tu sei in bagno? Una volta che impari i comandi nel global, poi giochi al Giappone. Per esempio, è successo, per me è successo così. No, sono ubriaco di Gesù oggi. Ecco, va bene. Qualunque cosa sia, mi fermo. Dai. Sì! Sì, l'avevo detto! L'avevo detto! L'avevo detto! Sì! 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 L'avevo detto che il banner era caldo. L'avevo detto che il banner era caldo. Ah, oddio. Ale. 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 Vai, ceppo. Dice c'è un simbolo di una nota musicale. Oddio! Madonna, c'era il ceppo messo di nuovo qua. Oh merda. C'è un ceppo che disegna. Inserto troppo. Oddio! Che cazzo? Oh madonna. Lo sapevo io, fanculo, puttana la... Rottissimo. E sei un tacchino. Bellissimo il timing.
uscito tutto il banner. La mia povertà del profilo giapponese. La povertà del mio profilo giapponese. La povertà. Che cazzo, ma vaffanculo. Ma dovrebbe esserci un segno, ma forse è questo, perché vedo tipo dei segni, dei... Ehi, lo sapevo, pezzo di merda, bastardo. E che c'erano i graffi? Allora, il free ticket... No, il free ticket lo butto comunque da Garnet. Easy, non si sa mai. Oh, attenzione! Cos'è? Non ci credo! 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 Che cosa? Ma che cazzo è sta cosa? Ma che... Porta il tizio alla bandierina? No! Stupendo! Corri, 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 non fare... Che ho firmato, si è aperta la porta. Che cazzo, ma vaffanculo. Oh, porco tu! Che cazzo? Oh! È tutto a posto? Sì. Va bene. Ok, ottima. Non lo so, perché potrebbe essere tutto, finché ora mi viene il botto faccio di fare. Sì, tipo ti rincuoto. Spocchio fa. Niente, ok. Ah, però... Oh, mio Dio! Porco Dio! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo. No, no. Non lo so, perché potrebbe essere tutto, finché ora mi viene il botto faccio di fare. Sì, tipo ti rincuoto. Spocchio fa. Oddio. Minchia, cominciamo così? C'hai i piedi completamente andati. Vorrei dire che Savio ti ricorda saggiamente che il ceppo è sempre in agguato, occhio. Sì, ragazzi, ma... Oddio! L'avete visto? Mi ha fatto lo spuntino! Dalla... Eccoci qua, signori. Buonasera. Buonasera a tutti. Oggi è una giornata molto particolare, per me soprattutto, perché è da tanto che non ho ospiti fondamentalmente sul mio canale. E oggi è una serata che stavo aspettando in realtà da un po' di tempo. Stavo aspettando da un po' di tempo perché è stato raro in realtà trovare altre persone che appunto hanno apprezzato successivamente Stranger of Paradise così come l'ho apprezzato io alla fine di tutto il percorso. Quindi sono molto soddisfatto anche di aver conosciuto appunto delle persone nuove che ho il piacere di aver ospitato oggi sul canale. E sono tra l'altro anche molto sorpreso del fatto che abbia avuto una partecipazione così massiccia, cioè nel senso hanno subito accettato e questa cosa mi ha fatto veramente contento, mi sono realmente sentito felice perché ho detto guarda finalmente ho beccato qualcuno che non è pazzo
perché comunque ho avuto gente sul mio canale, chi mi conosce lo sa, che per un motivo o per un altro è impazzita ed è sparita, così senza lasciare scritto nulla. Quindi diciamo che effettivamente la situazione è un po' particolare. Faccio subito una veloce introduzione, più che altro per i miei moderatori di stasera, quindi se mi state ascoltando, io vorrei gentilmente, chiunque dei due, non so oggi chi ci sarà come moderatore, però vorrei che segnaste da parte tutte le domande che verranno fatte in chat, dato che comunque noi questa sera parleremo e avremo modo di avere una sorta di chiacchierata tra amici, molto probabilmente io mi distrarrò. E quindi non riuscirò a leggere tutte le domande subito, quindi vorrei che comunque le scriveste voi da parte e poi me le mandaste in privato o su Discord, su Telegram, dove volete voi, non è un problema. Mi mandate poi tutte le domande, le accumulate e me le mandate, in modo tale che poi a fine serata, diciamo l'ultima mezz'oretta di questa serata, ci concentreremo nel leggere le domande, rispondere alle domande e fare praticamente una sorta di Q&A per cercare di rispondere a curiosità oppure anche delle domande un po' più particolari da parte ovviamente di tutti quelli che vorranno interagire con noi. Quindi soltanto questo piccolo appunto. Per il resto direi che bando alle ciance, ciance alle bande, siamo già in abbondante ritardo perché appunto abbiamo sistemato le ultime cose. Io direi di cambiare. Eccoci qua, così abbiamo la chat al centro, noi saremo tutti qua, guardate come siamo belli. Come siamo belli splendenti, o per meglio dire, per ora ci sono soltanto io, bello e splendente. Adesso arriveranno ovviamente anche gli ospiti. Per chi non lo sapesse, oggi parleremo di Stranger of Paradise. Quindi tutto ciò che è stato il progetto Stranger of Paradise, DLC inclusi. Sarà una live full spoiler, ovviamente, perché ovviamente parleremo di tutto il ciclo narrativo di storia, di gioco, tecnicismo di gameplay, tutto quello che c'è da trattare in questo argomento. E per l'occasione, come potete leggere ovviamente dai titoli, non solo dal titolo, ma anche qui dalla... dalla mia diciamo schermata, dalla mia grafica preparata così giusto per rendere il tutto più goloso, ho il piacere di presentarvi due probabilmente dei massimi esperti che abbiamo in Italia, non solo di Final Fantasy ma di tutto ciò che è il mondo di Square. Soprattutto innanzitutto vi presento già Brian Farey, quindi inseriamolo già in live, eccolo qua, che adesso non potete sentire per il momento, e anche Jade Fantasy, che adesso, eccoci qua, adesso siamo di nuovo tutti in audio insieme, quindi potete parlare, potete dire tutto quello che volete. Perché finora ci si vedeva e basta? No, non vi facevo, no, vi ho aggiunti. Eravamo dietro le quinte. Esatto, vi ho aggiunti piano piano. Allora, io direi subito col fare un'introduzione per chi non vi conoscesse, ma penso che non ci sia nessuno che non vi conosca, perché mi sembrerebbe quasi un sacrilegio, almeno da come la vedo io. Quindi presentatevi pure, fatevi la vostra pubblicità. Andiamo in ordine alfabetico, Brian. Fate come volete, non è un problema per me. Ok. No, per chi non mi conosce, sono appunto Brian, tratto principalmente roba Square Enix, Final Fantasy, o comunque tutto quello che c'è nell'universo Square. E principalmente mi applico allo studio di quello che è il progetto, il prodotto, cercare di capire quello che è nella totalità il prodotto e tutto l'escurso su Square nel caso specifico. Quindi questo qui è uno dei titoli più da comprendere, Stranger of Paradise, e sono qui a parlarne con delle persone che non hanno bocciato il titolo a primo acchito, cosa che hanno fatto molte persone, ma che hanno deciso di studiarlo, di approfondirlo, e così se ne può parlare. Io sono Jade, ho un canale su YouTube che tratta solo esclusivamente di Final Fantasy. Mi piace la saga e ho un estremo rispetto per i prodotti che ne escono, li giudico da un punto di vista oggettivo, almeno no, non è vero che è oggettivo, è soggettivo, ma positivo, e quindi per esempio Stranger of Paradise io ci sono stato su parecchio e quindi mi fa piacere parlarne con qualcuno che l'ha apprezzato. Ok, io, perfetto. Non sono lungo come fare. Benissimo, benissimo, mi sta bene, mi sta bene.
Ho fatto un attimo io il gesto della mano così e così quando Brian appunto aveva detto bocciato a priori, perché ho avuto appunto, come stavamo raccontando nel backstage, che eravamo praticamente tra di noi che chiacchieravamo del più e del meno, non dico che lo stavo bocciando a priori, però ci sono state delle cose che mi hanno fatto un po' sobbalzare effettivamente, ma comunque ne parleremo ovviamente, oggi avremo tutto il tempo a disposizione ed è per questo... Dato che comunque in teoria sono il caster oggi, quindi devo fare la voce grossa, anche se non mi si addice. Vorrei cominciare subito, proprio così, partiamo proprio in maniera a 200 all'ora. Come vi siete avvicinati al titolo e le vostre impressioni però in generale, voglio sapere per ora. Cioè, facciamo il classico dal generale al particolare. Mi interessa vedere un attimo qual è stata... il vostro approccio col gioco, qual è stato il vostro approccio col gioco, ma soprattutto cosa avete pensato durante le prime ore? Farei. Okay, andiamo sempre con lo stesso. Sì, ordine. Andiamo sempre in ordine alfabetico. Allora, il primo approccio col titolo, meglio la prima conoscenza, è stato con una sorta di rumor, che poi, essendo vero, è diventato un leak, quindi era un leak, che parlava di questo Final Fantasy Souls, che già quando... unisci queste due cose, cominci a farti pensieri su cosa può essere. Si parlava di questo Final Fantasy Souls fatto da Team Ninja. Team Ninja che nel campo è ispirato a Final Fantasy 1. È ispirato a Final Fantasy 1. Era già un'informazione, era uscita insieme e quindi già sì, avevamo un range concreto. Dato Team Ninja che aveva lavorato insieme a Square per Dissidia NT, lavora tutt'oggi per Dissidia Opera Omnia, e che quando ho letto Team Ninja ho detto... Dopo quello che è successo con Dissidia, non so quanto possa essere vero sto rumor, cioè non ci credevo tantissimo sul momento. Poi ci fu l'annuncio allo State of Play, e lì, diciamo, il primo approccio è stato quello di vedere un tizio tamarrissimo, e per l'appunto vedere l'universo, il mondo di Final Fantasy 1 in chiave action, con quella chiave action. Subito annunciarono la demo, anche se... si è avuto dei problemi quella demo, quindi non è stato, per tipo 3-4 giorni non ha funzionato, ed era solo per PS5 quella demo. Io non avevo PS5, l'ho presa nell'arco di una settimana, in quella settimana l'ho preso, perché era la stessa settimana in cui è uscito Intermission, quindi diciamo che tutte le cose si sono unite. Ho preso PS5, ho provato la demo, e quello è stato il mio primo approccio. C'era solo il Temple of Chaos, quindi non è che avevamo tante cose da poter provare. E lì ho visto è stato un viaggio all'interno di quel tempio. A parte, per chi conosce Final Fantasy 1, vederlo in quel modo è un ritorno a quello che è per l'appunto uno dei luoghi più iconici della serie, proprio il primo dungeon della serie di Final Fantasy. Vederlo sotto un'ottica diversa, vedere il Goblin, vedere prima del titolo, prima del titolo di Final Fantasy 1, già all'inizio, la prima cosa, cioè c'è il re che ti dice la principessa è stata rapita, vai e salvala. Vederlo in quella salsa, già quello lì è stato un ritorno, però lì è merito del fatto che sia Final Fantasy, non del gioco. Quindi ho detto, vive solo di nostalgia sto prodotto. Poi c'era il gameplay che era davvero solido, basato principalmente su contrattacchi, parate, ora, magari poi lo approfondiremo meglio dopo, però c'era appunto un gameplay solido dietro, per poi arrivare al boss, che nella prima demo la difficoltà era molto più elevata rispetto a quella che abbiamo avuto poi nel gioco finale, e arrivare al boss, io almeno 80-90 volte ci sono morto. E non solo tu. Con Garland, punto interrogativo. No, io mi sono divertito un casino invece. Ma è stato bellissimo. Perché ogni cosa, cioè, il boss dovevi studiarlo. Non erano solo attacchi forti, non era solo caciara, per dirla. Era un boss studiato. E soprattutto, ritornando al fanservice, era Garland. Poi non era Garland. Però l'aspetto era quello di Garland. Ed è stato quello, cioè, noi... con i job della serie, perché tra l'altro dava anche un numero concreto di job quella demo. Erano 8 se non sbaglio. Erano tutte le basi, se non sbaglio, tutte le classi di base. Tipo... Erano 4-5 nella prima demo, poi sono aumentate nelle demo successive. Ma non erano tantissime. No, erano soltanto quelle le basi, diciamo, le classi di base. Senza quelle avanzate e poi supreme, ovviamente. Ti dava un bel approccio al gameplay, alle classi del gameplay, al modo in cui potevi già switchare, anche perché il classico action, tu ti fai una build e ti rimane quella, al più puoi fare il respec,
Invece qui la potenza del gioco era il poter cambiare in tempo reale due classi, switchartele subito, unire questa dualità di azioni. Quindi avevi il job system della serie applicato ad una dinamicità all'interno del gioco e dovevi affrontare Garland. Già questo qui era il primo approccio che io ho avuto con la serie. Poi c'è ovviamente il fatto che c'erano dei filmati in questa demo e questi filmati c'erano dei dialoghi. Però magari questo lo vediamo meglio dopo. Purtroppo c'erano dei dialoghi. Questo è stato, esatto, questo forse è stata la pecca più grossa probabilmente della presentazione del gioco, però vabbè. Tu Jade, che ci racconti? Allora, io come Farei avevo saputo del leak e quindi mi ero organizzato e avevo fatto la Omega Run di Final Fantasy 1, quindi il riassuntone sul mio canale. Omega Run vuol dire riassuntone molto approfondito dei vari titoli della saga. Avevo iniziato questo format proprio poco tempo prima rispetto all'annuncio di Stranger of Paradise e avevo pianificato soltanto di fare come primo riassunto Dirge of Cerberus, perché nei trailer di episodio Yuffie era saltato fuori il Deep Ground. Poi quando hanno detto, ok, guarda che c'è roba di Final Fantasy 1, quasi quasi, allora mi sono messo a fare quello di Final Fantasy 1, quindi ho rigiocato tutto Final Fantasy 1, ho ripassato la trama. Quando c'è stato l'annuncio, io ero abbastanza carico, anche perché non l'avevo riconosciuto al volo, però c'era scritto dei nomi importanti, Nojima, Nomura, forse c'era anche Kitase, adesso non mi ricordo più, c'erano tre nomi. No, era gente che conoscevo. Io non lo conosco, però l'altro no. Secondo me c'era qualcosa. Vabbè, comunque sì, a prescindere, è stata una bella emozione vedere Garland. C'è ancora la mia reaction da qualche parte, penso sul canale di Dex, che cavolo, salto. A quel punto lì, a prescindere da quello che è stato poi il gameplay, che io non sono un buon giocatore di quel genere di giochi, quindi io l'ho fruito in maniera estremamente banale e semplicista, però prima dell'uscita del gioco io ho lavorato sulle teorie, quindi ho fatto parecchi tipo 4-5 video su quello che poteva essere Stranger of Paradise, perché visto chi ci lavorava ci vedevo dei possibili collegamenti con Dissidia e quindi cercavo di comprendere la trama da quel poco che sapevamo. In particolare quando erano stati pubblicati i trofei con Fare, ci eravamo messi lì a cercare di capire ogni singola immaginina a che cosa potesse corrispondere. Avevamo capito che ogni location era dedicata a un Final Fantasy diverso, quindi c'era la corsa a capire quale sarebbe stato la location di Final Fantasy 1, quale location di altri Final Fantasy avrebbero scelto per quei livelli di Final Fantasy 1, come il Monte Gulg, per esempio. Avevo indovinato sin dall'inizio la caverna di Ifrit di Final Fantasy 8. Prima non sapevamo neanche se tutti i titoli avrebbero avuto una location, e lì poi parleremo di quello che riguarda gli spoiler che abbiamo ricevuto prima dell'uscita del gioco. Però assolutamente ero molto carico e non ho mai accolto la critica come costruttiva, almeno quelle che ci sono state nei primi giorni, nei primi tempi, riguardo alla tamarragine di Jack. Cioè, non lo so, non ha tolto hype a me, almeno, quelle uscite che faceva durante i trailer, anche se effettivamente ha detto caos tante volte. È diventato un meme, forse ha fatto anche pubblicità al titolo, non lo so. Beh, diciamo che forse per quanto riguarda le critiche di Jack Garland, stiamo parlando comunque di una famiglia, fondamentalmente dei giocatori di Final Fantasy, anche perché giocatori di ruolo, comunque coloro che si dedicano a questi titoli, ovviamente fanno parte di una piccola nicchia. Non sono probabilmente anche gli stessi che poi successivamente si spostano su altri titoli. Infatti io conosco anche gente che, sentendo appunto il fatto che Stranger of Paradise fosse strutturato come una sorta di Nioh, perché fondamentalmente è un copia e incolla di Nioh, non lo ha neanche giocato, lo ha addirittura disdetto dal preordine, cioè per far capire
quanto magari ci si sia fossilizzato sul gioco a turno, gioco di ruolo, il gioco, il Final Fantasy non è l'action, il Final Fantasy non è questo, eccetera eccetera. Ne ho sentiti tanti anche sul 7 remake di questi commenti, quindi cosa che io non tollero, nel senso, io anzi sono a favore dell'avanzamento, dello sviluppo, quindi ben venga che ci sia appunto uno stile di combattimento diverso, anche questa impronta Souls, poi diciamo Souls fino a un certo punto è più un action RPG che Souls. Io l'ho apprezzata tantissimo perché mi diverto un casino su sti giochi. Ne ho giocati veramente tanti, e quindi io quando ho visto quello stile di combattimento, quel sistema di combattimento unito a un Final Fantasy, per me era un sogno che si realizzava. Come per esempio sul 7 Remake, che secondo me rimane ad oggi probabilmente il miglior sistema di combattimento fatto su un gioco di ruolo, secondo me ovviamente. Ed io mi sono tenuto invece lontano da tutto quello che era l'internet, a differenza invece di anche voi magari che avete approfondito di più nelle teorie, nelle robe. Io invece, a differenza, noi abbiamo cercato tutte le informazioni. Io invece sono stato il contrario. Io ho fatto letteralmente il contrario, perché ho detto: non voglio partire con un pregiudizio, non voglio andarmi a vedere quello che magari potrebbe essere anche una delusione dal punto di vista affettivo, perché magari vedo, non lo so, vedo un livello magari ispirato a qualche parte, non mi piace, o sento una host o qualcosa, ho detto no, mi tengo lontano, non voglio guardare nulla, me lo voglio giocare per quello che mi vogliono presentare, cioè non voglio avere il pregiudizio di dire ma questo non è Final Fantasy, ma questo non è Nioh, questo non è quello, questo non è quello, e quindi mi sono tenuto appositamente lontano. Poi un'altra cosa che avevo letto in chat, ovviamente è vero, effettivamente io ho dato per scontato che comunque la gente mi conoscesse, ma essendo comunque che oggi siamo ovviamente diciamo tre teste al posto di una, per chi non mi conoscesse, io sono Joe, tratto principalmente la saga di Dissidia Opera Omnia sul mio canale, dato che comunque faccio video guide, faccio appunto analisi dei personaggi, analizzo tutto quello che è il mondo di Dissidia Opera Omnia, ma per estensione anche io ovviamente vado poi a studiare o comunque divulgare quella che è la parola di Final Fantasy, quindi è anche per questo che oggi siamo qui, proprio perché appunto siamo tre teste, abbiamo tre teste nello stesso interesse, quindi è stato anche bello per questo appunto conoscersi e poterne parlare stasera. E quindi sì, effettivamente io, a differenza, proprio mi sono tenuto lontano, ho giocato la demo, mi ci sono divertito tantissimo con la demo, e già dalla demo mi sono letteralmente divertito, però poi quando ho iniziato a giocare al gioco originale, cioè al gioco completo, diciamo al titolo completo, ci sono state delle robe che mi hanno un pochettino deluso, come ad esempio l'aspetto grafico, che presentato su PS5 erano tecnicamente modelli di PlayStation 3 probabilmente, cioè avevamo una grafica riportata alla PlayStation 3, per non parlare ovviamente anche poi degli NPC con texture ripetute, con diciamo tutte delle approssimazioni che sinceramente non mi aspettavo. Poi tu dici sì, gli NPC sono imbarazzanti, cioè tu dici va bene, Team Ninja che comunque ovviamente fa sempre lo stesso lavoro, perché ovviamente è stato improntato per fare quel lavoro, però sinceramente lavorando su un titolo come Final Fantasy, che ha comunque un pubblico esigente, parliamoci chiaro, molti sono anche dei rompicoglioni, detto in francese, non puoi permetterti di fare un lavoro così approssimato, almeno per come l'ho visto io. Infatti quello è stato il motivo per il quale io facevo così con la mano, per dire che avevo quasi quittato subito Stranger, proprio per questo motivo, perché mi sono sentito quasi preso in giro. Poi non so voi cosa ne pensate. Vai, rispondo io. Mi ha dato molto fastidio la grafica fatta in quella maniera. Io sono sicuro che quelli che rompono le balle su Final Fantasy non ci sono arrivati alla città, quindi non hanno comprato il gioco, non hanno provato, non gli hanno dato una possibilità, secondo me. E ho conosciuto tante persone, cioè conosco tante persone che sono nello stesso mio settore, che comunque trattano Final Fantasy, trattano giochi Square, che non l'hanno preso in considerazione Stranger of Paradise, cioè non l'hanno portato, quindi non l'hanno portato sul canale, non l'hanno giocato, e fa strano perché è tutto sommato il nostro campo. Ora, io in realtà penso di avere un problema al cervello, per cui tutto quello che si chiama Final Fantasy tendenzialmente mi piace, quindi penso che sia un problema mio. Ok, siamo in due forse. E non lo faccio apposta, non sono un fanboy, però reagisco come tale.
E quindi io gli ho dato la possibilità e come, anche perché appunto tutti i video teoria, volevo vedere se ci avevo azzeccato in qualcosa. No. E quindi dovevo giocarlo e mi ci sono messo addirittura a fare la running blind registrandomi per eventuali reaction. Quello che per me è stato la cosa che mi ha deluso di più non è tanto la grafica, che comunque durante l'azione mi poteva anche stare, quello che era veramente un pugno, una cosa inaccettabile erano i personaggi non giocanti in città, era una roba orrenda, però vabbè, non è che ci stavi tanto in città. Più che altro gli spoiler pre-uscita del gioco, che io da content creator che segue il titolo non potevo evitare di leggere, perché io sono più di un utente standard, io devo mettermi lì a guardare tutto quello che viene detto, perché devo formulare le teorie, perché devo dire la mia, devo informare. È chiaro che se tu già mi dici che Jack è Garland e me lo dici nel secondo trailer, porco Giuda, è il colpo di scena dell'ultimo capitolo. Questo per me è il più grosso difetto di questo gioco, per quello che mi riguarda, per quello che è la mia sensibilità. Farei. Beh, ormai diciamo che tutti i trailer, è da un periodo che ormai ci sono i trailer che praticamente così sono, no, spoiler free proprio in maniera allucinante, quindi vabbè. Tutte le location, hanno fatto vedere, piccola tutti parentesi, i boss, tutti i boss, cioè, io, a parte l'ultimo. Scusa. Sottolineo che Jade lo ha giocato su PS4. Vero? Angel of Paradise, quindi... Ma non sono uno che guarda la grafica, quindi insomma... Io ho provato a giocarlo su PS4 e ho dovuto mettermi gli occhiali da sole. Ad un certo punto era troppo, cioè quando sei nel campo di grano all'inizio, al tutorial, sì, arriva un fascio di luce assurdo. Ma tra l'altro poi magari racconta l'aneddoto sul fatto che nonostante ora abbia la PS5 ha continuato a giocarlo su PS4, o meglio la versione di PS4. Non sono riuscito a passarmi il salvataggio, non mi ci sono sbattuto, avevo soltanto da giocare l'ultimo DLC che l'ho voluto giocare nel day one, non ho avuto il tempo fisico, come avete visto io arrivo la sera un po' di corsa, volevo portarlo in live, quindi e poi l'ho finito tutto quella sera lì, quindi alla fine ho detto vabbè, va bene così, dai, chiuso. Va tutto a 30 fps comunque. Tanto il mio OBS non ce l'avrebbe fatta lo stesso, no? Va bene così. Il mio occhio vede solo quello fino a 24 comunque. Appunto, Stranger of Paradise ha avuto questa sorta di presentazione spalmata, so che ora non ho seguito in io nello specifico, ma so che è una cosa che fa comunque spesso Team Ninja, anche adesso con Vulong lo sta, sì, facendo, fare beta, demo, prova contro beta e così via. Tra l'altro tra tre giorni esce la demo di Vulong, appunto per citare il fatto che si segue questo filone. Team Ninja quindi diciamo che segue, chiede, vuole molto il feedback del pubblico, ha bisogno di questo feedback. Quindi ci fu la prima demo solo su PS5, la seconda solo su PS5 e Series, la seconda che aveva anche il dungeon ispirato a Final Fantasy XIII, Salef Waterscape, in cui poi confermarono che c'erano tutti i dungeon presi da tutti i Final Fantasy, e anche che il compositore era Naoshi Mizuta, che ci sarebbero state appunto canzoni ispirate. C'è stato un momento in cui, ma quella è la canzone del 13, sì, ma è il 13 e così via. E poi ci fu la terza demo, che in realtà è l'inizio del gioco, proprio la parte iniziale del gioco, che all'inizio era pure a tempo, ma se la sono scordata l'hanno lasciata lì, è ancora lì, tra l'altro, quindi rimarrà lì per sempre ormai. La cosa del come è stato recepito dal pubblico, il gioco era iniziato... che appunto ci fu questa prima ricezione del ma lo stanno memando troppo. Fu Fujiwara stesso, producer, a dire vedo che oltre Oriente stanno dicendo molto chaos, ma chaos non è, cioè perché lo stanno prendendo così? Cioè, anche loro stessi non comprendevano il perché il successo fu virato verso questo. Se lo dice 8 volte in 2 minuti è facile. Su 30 parole lo dice 28 volte. Sì. Quindi è come il bambino che mette le mani nella Nutella e dice che è stato. Poi ci fu anche il motivo per cui spostarono il marketing. All'inizio il marketing doveva essere chi è Jack. Poi siccome praticamente tutti avevano indovinato che Jack era Garland, hanno detto va bene, spostiamo il fulcro del marketing da Jack e Garland, dobbiamo scoprire come mai. Tra l'altro il primo concept di Nomura, che fu bocciato praticamente subito, era che il gioco doveva chiamarsi solo Stranger of Paradise e pian piano la gente avrebbe scoperto che era il Final Fantasy 1, che era Final Fantasy Origin. Però Fujiwara gli ha detto sì, ma così non lo compra nessuno se non mettiamo Final Fantasy nel nome. E quindi purtroppo ha dovuto rinunciare. Avrebbe aiutato il mistero del titolo, non avrebbe aiutato il marketing del titolo.
quindi purtroppo sono quelle cose che hanno deciso di calare le braghe su, sì. su tutto e hanno spoilerato qualsiasi cosa. Poi appunto ci fu pian piano, solo però sul Twitter giapponese, vero, cominciarono a pubblicare mini trailer di 30 secondi di tutti i dungeon, tutti, con la musica e il boss. Musica, boss, tra l'altro alcuni anche un po' particolari, perché quello di Final Fantasy 6 c'ha, non avevamo capito chi era. Pensavamo fosse Zurvan. Pensavo di tutto. Quindi, ovviamente, utente normale, persona che magari vuole il gioco e amen, se ne non lo sa sta cosa. Persone più addentrate, Twitter giapponese, ogni giorno, a volte alle 14, alle 16, erano poi giorni sparsi, stavamo lì ad attendere l'orario preciso. Poi ci scrivevamo a vicenda. Avevamo anche trovato un ordine, secondo noi, del rilascio. Guarda, oggi 4, domani 7, quindi 4, 3 di differenza, 10 domani. Abbiamo trovato quest'ordine scrauso. Con tutti questi mini trailer, quindi comprendevamo più o meno dove il titolo andava a parare, cosa avevamo, fino al rilascio effettivo del gioco 18 marzo, tra l'altro con l'early access, se compravi la Digital Deluxe avevi 3 giorni prima, sì. Arrivava il 15, ti arrivava, avevi in digitale, potevi già accedere, sì. Infatti avevo la Digital Deluxe e già giocavo. E in più avevano già da subito, da quando dissero la data col secondo trailer, confermato questo ciclo di DLC, questo Season Pass con 3 DLC con nome integrato. E la prima cosa che mi fece pensare fu il fatto che non c'era modo di comprare i 3 DLC separatamente. Perché magari sono un giocatore che vede i DLC, compra quello che gli piace, magari come ho fatto col 13.2. Come invece erano di storia ed erano consecutivi, non potevano far diverso. Dovevi per forza comprare il Season Pass, non potevi comprare il DLC singolo. E questa cosa mi disse, allora appunto sono consecutivi. Tra l'altro nel momento in cui, è anche adesso a schermo, mi dicono che c'è Gilgamesh in un DLC, per me quel DLC è comprato 3 volte. Perché Gilgamesh è il mio personaggio preferito della serie, quindi già che me lo metti per me è... La meraviglia. No, primo... Ho detto subito Bahamut, Gilgamesh e Different Future. Poi ci fu quell'intervista che fece notare che Different Future ha al suo interno DFFNT. E in più ci fu quella famosa... maiuscolo era. Ci fu quella famosa frase di Nomura: non potrete mai immaginare che è il boss finale. È vero. Non potrete mai immaginare, col senno di poi, ora ce l'abbiamo anche in copertina, chi è? Io non avrei mai potuto immaginare che ci fosse l'imperatore. Noi di Opera Omnia invece avevamo avuto un piccolo spoiler, ma non l'avevamo collegato assolutamente al DLC, perché su Opera Omnia, per l'appunto, che esistono le armi Force, dove hanno animazioni uniche con altri personaggi della saga, Jack Garland e con Emperor fanno l'attacco combinato. E però quando è uscito Jack Garland nella versione giapponese, perché comunque io tratto principalmente la versione giapponese del gioco, che ovviamente è in anticipo rispetto alla versione globale, e quando è uscito appunto Jack Garland, la sua animazione con Emperor inizialmente non ci ha detto nulla. Quando io poi, sotto suggerimento del buon Jade, ho visto il trailer di Different Future, io sono rimasto allibito, perché ho detto, porca puttana, ci hanno fatto lo spoiler già su Opera Omnia, e noi non sapevamo niente. C'è una cosa allucinante. Cosa qua non la sapevo nulla, perché me l'hai spiegato poi dopo, però ho visto quel trailer... A parte che, vabbè, me lo scrive fare, mi dice, guarda, c'è il trailer, e io riconosco l'Emperor prima di lui, perché si vedevano le scarpine, ma per un istante. Ma io ho detto, il doppiatore, invece. Scrivo a Joe, invece Joe ha riconosciuto il doppiatore giapponese, perché te lo sei guardato in giapponese. Mm-hmm. Sì, perché ovviamente giocando, anche nella versione global, tutti i doppiatori di Opera Omnia sono in giapponese, ovviamente. Però io comunque, giocando la versione giapponese, comunque... sentendo le voci dei personaggi, perché attaccano, fanno tutte le animazioni eccetera eccetera, cioè io proprio ho sentito proprio la voce di Emperor subito, l'ho riconosciuta, e lì mi si è accesa la lampadina, ho detto, guarda, ci hanno fatto l'animazione, ci hanno fatto lo spoiler e noi non sapevamo niente. Cioè io sono rimasto completamente scioccato da sta roba. Cioè, hai fatto una reaction analisi di 40 minuti su quel trailer. Ma a parte la host iniziale, che appena è cominciata la host, io ho iniziato tipo a ballare in camera come un meuso incredibile. Cioè, non si è capito più niente. Cioè, quella host iniziale, che per me è diventata la mia preferita, una tra le mie preferite in assoluto di tutti i Final Fantasy, che ne ho due praticamente host preferite in croce. E adesso si è aggiunta anche The Last Bastion of Order, che è il nome appunto della host, per chi non lo sapesse.
E appena già ho sentito l'osso sono partito subito a tibaggare con la testa in una maniera allucinante, e poi dopo ho analizzato tutto il resto del trailer, perché per me prima è arrivata la musica e poi è arrivato il trailer tutto, cioè, anche perché pompava benissimo sin dall'inizio, non è nessuna bellissimo roba, bellissimo, una roba alla cyberpunk, incredibile, veramente incredibile. Cioè io ho sentito quella host e niente, sono partito come un treno, poi dopo con calma mi sono tranquillizzato un attimo, ho detto vabbè, vediamo adesso cosa c'è nel trailer, possiamo andare avanti e via. Quindi poi sono andato avanti. Tra l'altro un'altra bella cosa che poi ovviamente ormai la possiamo dire perché siamo in ambito spoiler, io a Jade ho fatto il colpaccio, perché gli ho detto guarda che nel DLC finale ti fanno usare Wall, ovvero Warrior of Light, e gliel'ho detto subito, ho detto guarda, la storia si va a svolgere in questo modo, cioè tu ti fanno fare il finale normale dove sei Jack Garland e nell'altro ti mettono Wall perché devi battere Jack Garland, perché deve vincere il Wall e non puoi giocare per perdere, e quindi per forza devono farti giocare proprio Wall. Gli ho fatto l'all-in, gli ho detto guarda, ti fanno la sezione dove ti giocano Wall e te lo mettono come skin, come hanno fatto con Astos per appunto il DLC, quello di Wonder of the Rift, dove praticamente tu avevi la possibilità di sbloccare la skin di Astos, proprio detto ti fanno la stessa identica cosa, quindi cioè per me è incredibile. Invece per quanto riguarda il gameplay cosa mi dite? Voglio sentire la vostra esperienza sul gameplay. Invece rispondo subito, così ci leviamo il peso: non l'ho sfruttato per niente, perché sono un giocatore appunto scarso di questo genere di gameplay e più intenzionato a seguire la storia. Sono molto contento che abbiano messo delle scorciatoie per gente come me, tipo appunto il cavaliere invulnerabile e la modalità extra, eccetera. E quindi non ho approfondito. Mi rendevo conto della quantità di roba, me ne sono reso conto guardando le tue live, ma non mi ci sono messo. È stato divertente, ma appunto forse avrei dovuto dargli più spazio, ma mi interessava esclusivamente la storia. Capisco che comunque non essendo nelle tue corde ti venga difficile. Su questo e sono anche pigro, quindi non posso darti torto, perché comunque, anzi addirittura ti dirò che prima dell'aggiunta del DLC, anche quello di Gilgamesh, il farming era estremamente lento. Cioè una cosa intollerabile quasi. Fortunatamente poi con Gilgamesh hanno aggiunto la forgia, la prima forgia, dove almeno avevi la possibilità di poterti fondere pezzi di equipaggiamento per almeno avere le passive, già lì diciamo respiravi. Quella l'ho proprio saltata, quella parte. Esatto, lì respiravi. Poi con Different Future addirittura hanno messo i punti Mankin, e lì adesso praticamente se tu vuoi giocare, ti vuoi fare una build, vuoi farmare, diventa tutto molto 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 più facile. L'avessero messo all'inizio forse era anche meglio. Sul set remake per esempio, per amor di, a parte che avevo un gameplay molto molto meno complesso e quindi ti dava anche più possibilità di prendertela un pochino più comoda, quello l'ho fatto tutto, il gameplay l'ho dovuto esplorare anche per il platino, perché ci tenevo a avere il platino in quello, eccetera. Qui non gli ho dato molto peso e quindi una volta che ho completato la storia lì mi sono fermato. Per cui non sono la persona giusta con cui parlare di gameplay di questo gioco. Quindi farei. Stavo per dire, non vedo l'ora che di Stranger of Paradise esca una versione next gen, solo che già esiste. Tecnicamente è già questa la next gen, in teoria. Comunque, appunto, il gameplay, come ha detto, la prima demo mi aveva attirato tantissimo. Anche per via del picco, tra virgolette, di difficoltà, cioè quante volte ho sbattuto la testa lì. Poi ci fu la seconda demo, che era comunque uguale a livello di difficoltà, forse un po' più facile, specialmente perché c'era anche il blob, non ricordo adesso il nome italiano, il boss di Salph Waterscape. L'elementale, la gelatina elementale, la cazzo era. E anche lì un sacco di tempo a perderci dietro, in più c'era anche la missione che doveva affrontare entrambi i boss uno dietro l'altro. Sì, quindi, e io l'ho fatto in perfect entrambi, li potete andare a vedere lì, schermi d'oro P tra l'altro. Quindi appunto ci fu questa progressione. Poi uscì il gioco e la difficoltà fu abbassata. Allora, sul momento ci fu quel... come dire, dopo che mi sono spaccato per fare quelle demo in un certo modo alla difficoltà più alta, la difficoltà più alta non me la abbassare. Mi vuoi abbassare quelle più basse, mi va bene. Ma mi vuoi abbassare Si erano lamentati alta. In tanti. Sì, eh? Sì, ma infatti loro stessi hanno detto che la difficoltà era troppo alta per un gioco che ha Final Fantasy nel nome. E ho detto, ma mi va anche bene, ma mettimi la quarta difficoltà. Poi
si sa che finendo il gioco si sblocca la difficoltà Chaos, e poi ci sono le difficoltà dei DLC, che poi col senno di poi tutto ritorna indietro, perché invece i DLC hanno il privilegio di essere enormemente difficili rispetto al gioco base, oltre al fatto che non puoi scegliere la difficoltà. I DLC hanno quella difficoltà, devi farlo con quella difficoltà, con quel setting. Tra l'altro, per esempio, con la difficoltà Bahamut i boss hanno un pattern diverso. Con la difficoltà Gilgamesh, quando vai nel Wanderer of Rift, praticamente è tutto casuale, ci sono degli effetti casuali. E con gli aiuti come il fabbro, come Masamune, il mastro Tomberry che ti forgia, come la possibilità di fare le... di dare da mangiare ai pet che ti aumentano le stats, i mostri, che tra l'altro nel dungeon del terzo DLC praticamente è un quel Gilgamesh infinito che è fortissimo, cioè Gilgamesh come mostro è assurdo, che ovviamente retroattivamente puoi aiutare. Lì poi c'è il modo di approfondire il gameplay, perché di base il gioco parte come un trash loot, ti dà un sacco di loot, e all'inizio non c'era neanche l'autoscomposizione proprio al day one del gioco, tu avevi tutto sto loot e avevi anche lo zaino piccolo, sì, poi l'hanno messo, e quindi dovevi ogni volta o buttare tutto o mettevi il fatto che non te lo prendessi in automatico, ma magari c'era quello di livello basso ma con l'affinità corretta, quindi dovevi anche dire se mi perdo qualcosa, per quanto se giochi a bassi livelli l'affinità non serve, è più il livello, se vai a serie di livello il livello deve essere il massimo, ma conta molto di più l'affinità. Quindi c'era questa cosa del tipo prendevi tutto e assopiglia tutto, prendevi tutto e poi magari buttavi alla fine. Quando però si arriva al massimo, il livello è al massimo e quindi non puoi fare di più, e c'è tutto il mondo dietro. Cos'è che serve ai fini del gioco? Fare le build, perché ogni build ti può dare quel piccolo di percentuale in più. In più ogni percentuale in base alla build ti dà una caratteristica essenziale di quel job, come... le passive per chi ovviamente non sapesse a cosa ci riferiamo, intendiamo proprio delle passive fisse che non hai bisogno di attivare in determinate condizioni. Faccio un esempio banale, c'è il Cavaliere delle Tenebre che fa più danni quando ha meno HP, ma avendo l'affinità giusta quella passiva si sblocca da subito e quindi anche a massimi HP potete tranquillamente fare danno, che è una delle build che ho utilizzato io praticamente, la mia build principale su Stranger of Paradise, quella con cui ho praticamente shottato il gioco, la doppia build con il ninja e il cavaliere, che non mi ricordo adesso qual era, cavaliere del... no, comunque quello che ha l'attacco speciale con Zantensuken. E praticamente ho shottato il gioco fondamentalmente. Quindi, giusto per fare una piccola parentesi. Prego. Quindi appunto il gioco ti dà un sacco di opzioni. Praticamente tu hai 27 job, che in realtà sono 9 per 3. Hai 9 job, i loro livelli aumentati quindi altri 9, e i loro livelli supremi altri 9. E poi c'è il Warrior of Light, diciamo, il guerriero ciclico, il guerriero del ciclo. Sì. Detto così magari non è bellissimo come no. Comunque, l'ultimo, il 28esimo, il Second Warrior. Quindi abbiamo questi 9/27 job, e di base quello che si deve fare, quello che fa un giocatore, se non ti interessa approfondire, ne prendi uno, metti una difficoltà medio-bassa e spacchi tutto e ti diverti. Perché il potere anche del gioco è che Jack è potentissimo, e non solo nel gioco ma anche nei filmati stesso. I compagni lo dicono, Jack è una bestia, Jack è potentissimo. Jack nessuno è... combatte e come se... Jack. Io seguo lui perché lui è forte e ti fa venire quel cazzo duro, quel delirio di onnipotenza, e dici io sto comandando Jack, e anche i super boss li tira giù a testate, cioè, a mani nude, anche in alcuni le finisher sono proprio esaltanti, e quindi cioè, hai il fatto che tu prosegui e sai che quello che hai davanti tu lo massacri. Il cactus, se tu lo prendi, lo disintegri. Tra lo spacca a metà, praticamente. Il gioco, nonostante sia grumo, pieno, saturo di sangue, è 16+. Io vorrei capire come hanno fatto a fare sta cosa. Cioè, non è 18. Di solito il sangue
spara 18. E probabilmente perché è stato camuffato dal cristallo, esattamente, sì. E hanno fatto questo giochino che tu comunque cristallizzi l'avversario, lo smembri, però sì, non si vede il cristallo. Getto di sangue diretto, ma si vede il cristallo che praticamente si spacca. Hanno giocato su questa roba, anche quindi abbastanza intelligentemente. Nel page giapponese questa cosa del cristallo non era segnata, non era contemplata. Bene così. No, beh, c'è anche nel filmato, ne hanno messo a iosa, soprattutto il filmato iniziale, però il filmato non conta, non conteggia per il sero, peghi, queste cose. Comunque appunto, tu hai questo proseguire, ripeto, in maniera casual, tu prosegui, spacchi tutto, arrivi alla fine e ti godi le citazioni, che sono molteplici, a volte anche belle sottili, perché c'è un misto tra il dungeon ispirato ad un capitolo della serie, una musica di sottofondo ispirata ad un capitolo della serie, un boss che potrebbe essere ispirato a un capitolo della serie e o a Final Fantasy 1. Ci sono poi quelle mini citazioni, come può essere la fontana in cui bevi nella foresta del male di Final Fantasy 9. Che è una cosa stupida, però c'è il proto Behemoth di Final Fantasy XV di Vigilia, che ricorda quello di Insomnia, più forse del Versus che del 15 base, però per dire appunto quella citazione sottile, quelle piccole citazioni sottili che fa piacere cogliere per una persona che ovviamente ha vissuto nel mondo Final Fantasy, ma anche per chi non ha vissuto nel mondo Final Fantasy, sapere che con un gameplay Nioh-like spacchi tutto se sei bravo, perché poi abbiamo il rovescio, ossia se vuoi andare ad alti livelli, alte difficoltà, che comunque il gioco base anche a difficile non è così difficile, no, da difficoltà Chaos neanche, perché col Chaos poi tu sblocchi, ci sono i cristalli, puoi sbloccare diversi livelli fino al 300, sì, che ti danno poi le code di topo, tutte, sì, le ricompense, sì, per andare avanti per Bahamut, che ti, sì, che ti richiede tutte quelle minchiate, e lì già l'asticella si alza in maniera esponenziale, cioè proprio c'è un bel pipo dritto che si alza verso l'alto per quanto riguarda la difficoltà, perché lì poi il livello si alza di poco, non è più il premo il tasto centrale, il touchpad e ottimizzo tutti, questa cosa non esiste più, lì poi devi stare attento alle abilità. Io l'ho sempre fatto sempre così. Jade non è d'accordo. No, ho sempre fatto così. Non per Jade. Tanto ero invulnerabile, cioè. No, beh, io diciamo che su questo argomento sì, mi ricollego semplicemente non flexando, però ho trovato il gioco talmente semplice che l'ho giocato in solo, cioè senza party. Cioè ho usato solo Jack Garland e ho giocato solo con Jack Garland. Gli altri. A volte aiuta a non averceli. Sì, ma allora, a parte il fatto che nella demo la deficienza artificiale era spaventosa, è una delle cose che ho notato subito della demo. Nella versione completa è stata migliorata questa roba, però veramente delle volte sono più un ostacolo che altro, comunque, in generale. Ma contro Gilgamesh, per esempio, sono inutili. Al primo attacco di Gilgamesh muoiono. Sì, ti servono, puoi usarli, come esche, tecnicamente, per un po'. All'inizio, perché... Però, cioè, proprio deficienza artificiale a livelli spaventosi. Prego, continua, Brian, che io ti ascolto. Lì poi aiuterebbe... Si apre poi tutta un'altra branca del gioco, sia il multiplayer. Perché usando delle altre persone che comandano gli altri personaggi, hai un ventaglio, proprio il gioco si apre, perché non sei tu con due che sono lì per sbaglio, ma hai tre persone intelligenti che conoscono il gioco, comunque hanno delle mani uguali, con degli pollici opponibili, e si apre tutto un altro modo di vedere il singolo. Quello mi sarebbe piaciuto un casino provare. Che è proprio una run fatta proprio con proprio tutto in multiplayer. Ma quella sarebbe stata, secondo me, fighissima. È uno di quei casi in cui il multiplayer potrebbe aiutare il divertimento ad alti livelli. Perché, ripeto, a bassi livelli non c'è bisogno. Anzi, magari è più il acchiappa la talpa. Mm-hmm. Però il gioco, per l'appunto, nei DLC non puoi neanche abbassare la difficoltà. Nei DLC o usi la modalità extra, in cui sei praticamente invulnerabile, in cui hai il chaos infinito e gli MP infiniti e vai dritto e spacchi tutto, e se no devi andare di modalità normale, che poi pian piano sono diventati più cattivi, perché per esempio nel secondo DLC ci sono i punti, se perdi i punti torni al piano precedente, quindi devi anche non perdere e devi ricominciare il piano da capo. Però diciamo che sul secondo DLC sono stati anche un po' buoni, perché diciamo tutti gli eventi di storia li puoi comunque fare in modalità extra, quindi non perdi, diciamo, quello anche nel terzo. Sì, tutto
Sì, sì. Anche nel secondo, sì. Anche sì, nel sì, primo. Sì, sì, dico nel senso che comunque l'Ada Gilgamesh è molto più punitiva questa cosa, perché se perdi punti e ricominci da capo, ti devi rifare gli altri piani. Quindi, secondo me, per un giocatore che comunque ovviamente non è avvezzo, poteva essere frustrante sta cosa. Invece... Anche perché devi vedere la storia. Cioè, non me la facevano puoi vincolare. Due difficoltà diverse, una più bassa così ti vedi la storia, una più alta per approfondire, ma se tu mi dai soltanto una modalità devi darmi la possibilità quantomeno di finire senza eccessivo sforzo la trama principale. Esatto, sì, infatti su questo sono rimasto piacevolmente colpito, perché ho detto beh, almeno chi vuole seguirsi la storia può farlo in maniera libera senza doversi mettere lì, perché... C'è da dire che comunque il secondo DLC probabilmente per impegno è quello più tosto. Cioè i Wonder of the Rift sono terribili, si va a piani alti, già parlando anche oltre il 30-40 livello, i nemici hanno una resistenza assurda. Cioè proprio, poi si ci mettono i cimenti di Bahamut nel mezzo ed è per quello che io mi sono dovuto fare una build a parte only break, proprio per poterli breccare subito, perché altrimenti io là non esco. Cioè, devo raggiungere il piano 100 e di sto passo non ci arriverò mai praticamente. Tra l'altro anche il boss finale del Wonder of the Rift ha una resistenza altissima, poi più si sale più aumenta la resistenza. Poi magari io c'è quel giorno in cui scrivo Stranger of Paradise floor 100 one hit, cioè senza farsi toccare tutte queste cose, trovo delle bestie assurde che con un attacco tolgono. Io me lo sono spoilerato il piano 100 e non dico nulla. Sono sì. Delle persone che hanno fatto, sono delle persone che hanno fatto delle build assurde, ma è questo il potere del gioco. Ora nei DLC già devi essere meno casual, non puoi essere totalmente casual nel DLC, a meno che non vai di modalità extra, invincibilità e così via. Quindi magari puoi dare lo se la ride. Ma è proprio l'approccio che può dare il gioco, perché il gioco base ti dà la possibilità di scegliere. Proprio la difficoltà più bassa in Giappone si chiama storia, perché appunto sì. lo sanno loro stessi che c'è una modalità storia, cioè tu devi seguire la trama. La prima si è storia, narrativa. Cioè se non lo fanno io sto gioco non lo finisco. Beh, più che altro è una cosa che va a vantaggio anche di chi ovviamente deve recensire il prodotto, perché non può stare lì a farsi le build, a farmare eccetera eccetera, fa straightforward a inizio e alla fine, boh, ti vedi la storia, recensisci il titolo, ovviamente non al 100% perché il gameplay praticamente non l'hai vissuto, però puoi comunque darti un'idea della storia. Cioè, ho visto gente recensire facendo il primo livello, anzi la demo, comunque vabbè, quello poi sono discorsi a parte. Ma poi lì va all'esperienza del singolo. Se io mi approccio a Stranger of Paradise anche a livello, volessi parlare in maniera ufficiale, che poi tra l'altro l'ho vissuto in maniera ufficiale avendo ricevuto codice, quindi possibilità di recensirlo e così via, il mio approccio doveva essere: cosa dà, cosa mi offre questo gioco? La storia me la metto, me la incornicio, poi vediamo se ha senso più avanti. Il gameplay, tutta l'evoluzione del gameplay, quanto comprendo di questo gioco a difficoltà basse X, Y, Z, aumento, quanto comprendo, quanto ventaglio ha, è solamente un attacco a caso o il gioco ha una sua evoluzione? E per quanto a prima occhiata il gioco è più facile da comprendere rispetto a quelli che sono magari gli altri titoli del settore, ovviamente qui il paragone è con gli altri Masocore e con Nioh, perché è ovvio che il gioco si stacca da quella che è la statistica del Final Fantasy, qua si avvicina molto di più a quella che sono gli action RPG difficili di Team Ninja, e anzi se non fosse stato un Final Fantasy sarebbero stati solo difficili, non ci sarebbe stata la storia, non ci sarebbe stata modalità extra. Ma infatti probabilmente c'è stato qualcuno che ha controllato i tizi di Team Ninja dicendo dovete fare qualcosa per le persone che hanno giocato il gioco per la storia, perché io ho sentito parlare degli LC di Nioh come tra delle cose assurde dal punto di vista di lasciamo stare e parametria, quindi è andato di lusso su sta cosa. Ma anche la demo di Wulong, la beta che c'è stata un mese fa, sì, l'ho provata, ma su Game Pass l'uccello mi ha preso in faccia, ciao, è finita lì, che l'uccello ha preso in faccia veramente, c'è stata questa cosa veramente nel gioco, sì ti plana in faccia. Quindi e infatti quello, cioè loro hanno quel setting di gioco molto difficile, molto più dei Souls. I Souls sono più ad apprendimento, i Nioh so difficili, proprio fatta apposta per essere difficili, non in maniera positiva a volte. E Stranger of Paradise è il giusto compromesso, specialmente per qualcuno che viene dal turn-based, che viene dall'RPG classico,
ti permette un buon ventaglio di apprendimento, di piccole cose, di macro cose, quella piccola cosa nella statistica, il livello che dopo il livello 30, quando finisci, poi puoi potenziare le singole abilità dello 0,2, dello 0,4. Poi col primo DLC hanno messo la dualità dei job, ci sono i job che puoi fare in tre modi diversi, quindi c'è un ventaglio di espansione. È veramente una cosa incredibile, ogni tanto io per esempio non sapevo ci fossero le passive, per dire, e l'ho scoperto guardando la live di Joe, che parlava in termini che io non conoscevo, proprio perché era talmente profondo il gameplay che alcune cose le ignoravo completamente. Sì, perché hai le passive di affinità, per chi ovviamente magari non lo sapesse, hai le passive di affinità che si sbloccano appunto con le affinità delle varie classi. E fin lì, ci può stare. Mentre invece ci sono gli equipaggiamenti che possono avere degli slot di passive, che possono essere, diciamo, utilizzate per attacchi speciali, possono essere utilizzati anche per abilità speciali, come nel mio caso, per esempio, che avevo lo Zantenzuken con il tempo di cooldown ridotto, la potenza, il consumo di PM che comunque si andava a ridurre, quindi avevi la possibilità di personalizzarti un po' di più e quindi non fare una build, diciamo, copia e incolla, ma avere comunque la tua build in base anche al tuo modo di giocare. E io su queste cose ovviamente mi ci perdo, perché poi a me piacciono tantissimo, cioè mi diverto veramente tanto a buildare, farmare, fare e dire, quindi lì proprio ho avuto il piacere di avere pane per i miei denti, mi sono veramente veramente divertito. E invece per i DLC che mi raccontate, secondo voi qual è stato il più bello? Vabbè, a parte Brian, che penso che già sappiamo la risposta. Ah, beh, cavolo. Gilgamesh. Ma in realtà Wonder of the Rift ha delle belle idee, ma non penso sia... Allora riformuliamo la domanda, perché sennò Brian non può partecipare a sta discussione. Qual è stato il DLC migliore dal punto di vista di storia e di gameplay? Dividiamoli, così forse si salva qualcosa. Inizio a rispondere io. Ok, allora il terzo è il migliore da tutti i punti di vista. Da un punto di vista di gameplay mi dà un dungeon nuovo, che è una cosa che mancava negli altri due. Negli altri due, bene o male, a parte appunto la stanza di Bahamut, era tutta roba già vista. Quindi erano tutte location che avevamo già visitato durante il gioco. Quindi aveva un che di già visto. Anche i boss erano più o meno gli stessi, a parte proprio Gilgamesh e la War Machine e Bahamut e il Warrior of Light, appunto. Tutto il resto dei boss erano roba già vista. Il terzo aggiungeva quindi... intanto la storia era molto più articolata, perché nel primo praticamente io non ho ancora capito come funzionava la storia del primo DLC. Comunque Bahamut dava una mano, sì, al Warrior of Light, però tecnicamente era Bahamut, ci metteva la prova noi. Tecnicamente, okay. Tecnicamente la storia è che Bahamut aiutava Jack Garland a diventare più forte, in modo tale che diventando più forte potesse mettere alla prova il Warrior of Light. Cioè era una sorta di processo tutto al contrario. Cioè Jack Garland voleva diventare il più forte possibile perché voleva essere sicuro che il Warrior of Light potesse sconfiggerlo. Se l'avesse battuto sarebbe stato veramente tanto forte. Esatto. Era tanto vale potenziare il Warrior, vabbè. Quella sì, di Gilgamesh è un po' particolare. Era una trama abbastanza fine a se stessa. Ok, Gilgamesh era rimasto dentro questo labirinto, noi ci finivamo. Però poi finiva lì, non evolveva la trama, diciamo, generale del nostro confronto con il Lufeniano, che invece vediamo nel terzo, dove abbiamo anche un dungeon in più, diciamo, nuovo, quindi completamente nuovo, con boss. Con la host OP, tra l'altro. Con la host OP, boss, quindi il Emperor, avevamo la tizia, avevamo Omega, avevamo, vabbè, la tizia trasformata più che altro. Quindi già più boss rispetto agli altri DLC... Nuovo dungeon per me bastava e avanzava. La trama evolveva, finiva con il triplice finale. Quindi insomma non c'è confronto. Sicuramente. Non c'è in live, è finito, non c'è un altro finale. Ora è finito, non c'è un altro finale. In realtà sospettavo, perché forse mi avevi già suggerito tu che c'era più di un finale, però ho dovuto affrontare una boss fight in più che ti eri dimenticato. Sì. E quindi vabbè. Però è stato divertente, a parte che ero immortale, quindi va bene tutto. E basta. Per il resto, poi magari sulla trama ci torniamo dopo, lascio a fare. DLC sono un'idea che personalmente
non hanno sfruttato al 100%, non sono riusciti a brillare. Sulla carta sì, ma sulla pratica c'era qualcosa sempre che zoppicava. Il primo aveva il difetto di essere troppo ripetitivo, cioè c'era l'idea dei cimenti che era bellissima, ma poi per aumentare sti cosi dovevi rifarti tutti i dungeon, con davvero poche differenze. Per carità, Garland, punto interrogativo, in difficoltà Bahamut è bellissimo, un pattern meraviglioso, però è l'unico praticamente. Quindi dovevi rifarti tutto il gioco e aumentare un po' la difficoltà. Quindi c'era positivo e negativo. Tra i boss avevamo Bahamut e il Warrior of Light. Bahamut, bello bello. Warrior of Light, qualche attacco un po' cheesy. Bello, ma è perché è Warrior of Light. Ecco, lo possiamo dire. E Warrior of Light senza elmo, che fa ancora più figo. Sì. Poi c'è anche Warrior of Light, elmo di Amano, che è l'ultimo. Elmo di Amano. Sì. Le mano, guarda, aveva dato un nome tra l'altro. Poi c'è Wonder of the Rift, delle meccaniche bellissime. Cioè, Gilgamesh è tutto che, vabbè, è una boss fight spettacolare, meravigliosa. Poi abbiamo la meccanica appunto dei dungeon sparsi, procedurali con ognuna delle cose. I mostri che puoi aiutare, e tra l'altro la storia dei mostri è interessante. C'è quello che ti parla di Neon, che è importantissimo dal punto di vista della storia del gioco. È l'unico in realtà, uno ti dice una cosa, però... è uno su mille, che comunque è importante. Come la devi raccontare, che non è solo nulla di questa cosa? Diciamo che Neon è nata copiando Final Fantasy VII, così, in maniera molto breve. Poi ne parliamo in maniera approfondita. Sì, grazie, perché così che mi hai detto tanto. Okay. Quindi c'era questa meccanica, i mostri e tutto, però c'era dall'altro il gioco che comunque due colpi e morivi, perché se non ti facevi una build come si deve, eri due colpi e morivi. Quindi... da 0 a 20 punti e tornavi al piano precedente, perdevi tutto quello che avevi fatto. Quindi Astos ne ci ho parlato tre volte prima di ogni volta, io sono quello che ricominciava Astos, il dialogo, perché ogni volta madonna che palle. Quindi anche lì, dal punto di vista della programmazione, dico ok, mi fai ricominciare il piano, ma non mi fai rifare tutto il dialogo. Gli oggetti che ottenevi erano comunque casuali, anche il coso per sbloccare i job non è che lo trovavi subito, dici magari mi potenzio questo job, e no, perché prima casualmente devi trovare l'emblema. Quindi idee belle, ma sfruttate un po' male, un po' così. Tra l'altro ogni volta che usciva per esempio quando usciva il DLC 2, correggevano gli errori di bilanciamento del DLC precedente. Quando è uscito Different Future hanno praticamente corretto tutto Wanderer of the Rift. Tra l'altro proprio oggi è uscita una patch di Paradise che spero abbia corretto gli ultimi fix, perché loro stessi hanno detto abbiamo finito con le patch grandi, ora fixeremo. E infine Different Future ha il dungeon che è bellissimo, è piaciuto tantissimo quel dungeon, però è quello che puoi fare quando metti un contenuto a 30 euro, un DLC a 30 euro, e devi usare praticamente tutto il budget per fare quel dungeon. Quando invece un gioco a 60-70 devi farne 15. Cioè, quel dungeon è bellissimo perché costa X, per forza di cose. Quindi diciamo che è facile vincere da quel punto di vista. Il dungeon mi è piaciuto tantissimo. Le armi, il fatto che si usa l'arma da fuoco. Cioè, tutti i job sbloccati con l'arma da fuoco sono bellissimi. Poi magari sono un po' simili tra di loro, però ognuno poi, ovviamente, ad altri livelli si differenziano tantissimo. C'è sempre la cosa del... da lontano sembrano tutti uguali, da vicino sono invece differentissimi. Faccio una domanda che non mi ricordo quanto era il prezzo del Season Pass pulito, cioè se tu lo prendevi a parte. Io l'ho preso nella 30, Deluxe. 30? O 30 o 25? Penso 30. Io l'ho preso nella Deluxe Edition, che mi pare che fosse 25. Non mi ricordo, o è 30 o 25? Io non l'ho comprato. Non ricordo, io ho preso la Deluxe direttamente, quindi esatto. non ci ho fatto caso. Mi stavo chiedendo quanto fosse effettivamente conveniente, tra virgolette, il... 25, ci dicono. 25. Beh, allora, ci può stare, perché 25. Se il gioco su PS5 lo prendi a 60-70, ci metti il prezzo del DLC, arrivi alla cifra di 100 più o meno. Questo perché mi ricordo 30? Perché in Giappone costa 3.300 yen. Perché mi ricordo meglio il prezzo giapponese. E invece in Occidente hanno voluto abbassare un po', quindi 25. E appunto, ripeto, quel budget è quello hai col totale. E il dungeon, ripeto, bellissimo. I boss, belli, però c'è sempre il fatto di affrontare 12 volte Warrior of Light. Poi quando c'è l'effetto Vergil su sta cosa, quando utilizzi Warrior of Light è una skin, non è il Warrior of Light. Sì, esatto.
E a me sta cosa, quando sono partito, ho detto, mizia, ora sarà che skill avrò. Io ho pensato, io ho pensato la stessa identica cosa. Sono un cane, figuriamo, io in realtà una roba paura, che non ho mai visto. Io ho avuto paura di sta cosa, perché ho detto, se mi fanno utilizzare Wall, io perdo la mia build, sono fottuto. Cioè, Garland mi prende e guardandomi mi uccide, perché devo imparare praticamente il moveset di Wall. Cioè, invece, fortunatamente, da un lato, vabbè, certo, poi vedere Wall che comunque maneggia lo spadone o comunque quello che è, che fa Zante in Suken, è un po' particolare. Però, oddio, diciamo tutto. Che ho visto cose peggiori, praticamente, quindi ho tirato un sospiro di sollievo, perché ho detto, ok, almeno posso combattere, ho la mia build, grazie a Gesù Cristo, fortunatamente. Io invece, per quanto riguarda i DLC, devo dire che quello di Bahamut non mi è piaciuto per niente. Proprio letteralmente l'ho quasi odiato. Devo essere onesto, l'ho quasi odiato, perché mi sono ritrovato praticamente con niente tra le mani. Cioè, io volevo comunque volevo qualcosina in più. Cioè, io in quel periodo ero uscito dalla mia fase praticamente ascendente di Stranger. Cioè, nel senso, inizialmente lo stavo affossando anche io. Poi, da metà gioco verso la fine, ha ripreso a salire. Cioè, mi è iniziato a interessare. Soprattutto tutta la parte finale del gioco, che secondo me è stata spettacolare. Cioè, il finale di Stranger, parlando di storia ovviamente originale, per me mi è piaciuto un casino. Cioè, vedere come effettivamente Jack Garland si trasforma in Chaos, vedere anche il sacrificio dei compagni, vedere praticamente tutto ciò che si stava venendo a creare, a me mi ha letteralmente rapito. E infatti è da lì che poi ho cominciato a trattare un po' di più Stranger, a dargli un po' più di peso, perché ho detto, minchia, effettivamente il finale lo hanno risolto, lo hanno rialzato rispetto a tutto quello che vedevo prima. Il primo DLC invece mi ha fatto di nuovo scendere a terra, perché ho detto, ma come, cioè, mi fai un finale del genere e poi qui non mi dai nulla di interessante. Come gameplay invece Wonder of the Rift secondo me è spettacolare, perché io che sono malato di ste robe di gameplay, di salire i piani, praticamente essere perfetto nell'esecuzione, anche perché poi hai HP che ti si riducono permanentemente se non ti curi nella maniera corretta. Bellissima introduzione quella degli eteri, che era una cosa che io volevo da subito, dato che io spammo praticamente skill a tempesta, quindi ero sempre corto di MP. E come gameplay, secondo me, è stato quello più divertente dal punto di vista proprio di gioco, di pad alla mano, mettiamola così. Perché avevi appunto la possibilità di migliorarti tramite i piani dei vari livelli, e c'erano i boss di intermezzo con Gilgamesh che ti veniva a rompere le palle, o con chi che sia che poi veniva lì e ti veniva a rompere le palle. Come storia, ovviamente, Different Future è quello che ha messo la ciliegina sulla torta. Poi io ero fomentatissimo dal vedere Emperor, perché appunto parlandone dietro le quinte con Jade, avevamo tutte le nostre fantateorie sull'universo di Dissidia e su tutto quello che poteva essere il futuro dell'universo di Dissidia. Quindi da lì poi abbiamo fatto praticamente una sorta di prateria di teorie, una prateria di roba che potrebbero effettivamente avere luce, dato i tre finali che abbiamo visto poi su Different Future, che appunto prende il nome di questo Different Future, proprio perché abbiamo queste interazioni particolari di Jack Garland, di cui parleremo poi ovviamente tra pochissimo. E poi, vabbè, ovviamente mettiamoci di fatto che puoi avere finalmente come estetica l'armatura del Chaos, che era una cosa che io volevo praticamente da inizio gioco, che non desideravo altro, per avere un'estetica almeno di un personaggio fighissimo come Garland, uno tra i miei preferiti tra l'altro di tutta la saga, che per me, io per i cattivi ho un debole, purtroppo per i bad boy ho un debole, quindi se sei cattivo e hai capelli bianchi o un'armatura figa, per me sei il personaggio preferito praticamente. E quindi mi ero veramente entusiasmato su sta roba. Poi c'era, vabbè, la host OP, che vabbè, lì quello è un fattore mio personale, però proprio la ciliegina sulla torta, il DLC di Different Future per me è stato veramente interessante. Per quanto riguarda le meccaniche proprio di gioco, anche Different Future, che mi ha messo appunto i materiali mannequin, sono un bacio che veramente a chi ha messo st'idea lo bacerei, lo limonerei duro, perché proprio mi ha risolto tantissimi problemi di build finalmente. Però sì, come storia, cioè, se devo valutarne come gameplay, Wonder of the Rift, ma sicuramente come storia Different Future, ma penso che sia una cosa abbastanza scontata, perché appunto è l'unico probabilmente, a mio avviso, che ti dà
qualcosa di riconducibile alla storia, proprio di dove ti eri fermato, perché tutto il resto è soltanto un temporeggiare, una sorta di allenamento. Infatti non abbiamo fatto teorie tra esatto. il primo, il secondo e il terzo, non avevamo materiale effettivamente, perché non succedeva nulla. Mm-hmm. Era un temporeggiare, un allenamento, un fare qualcosa per un futuro che ancora non sapevamo nulla, mentre invece poi appunto Different Future è stata proprio la mina che poi con l'arrivo di Emperor, che stavamo addirittura ipotizzando potesse aiutare Jack Garland nella risoluzione di questo conflitto con l'Ufeniani, invece poi si scopre essere un pezzo di merda che se ne approfitta come solito fare lui e tentare di dominare anche quella realtà, proprio dicendo no, a me non me ne frega niente, io sono venuto qua perché è venuto il Moguri, ho seguito Mog, vi ho detto ora vi ammazzo a tutti e mi prendo possesso anche di questo, mi prendo possesso anche di questo universo, no? E lo domino. Per quanto riguarda i finali, idee, supposizioni? Ma io finali ne ho visti due, in realtà. Perché penso che ce ne siano due. Cioè quello in cui le cose vanno a finire come devono andare a finire, ovvero Warrior of Light vince e si torna a Final Fantasy 1, e quello in cui invece no, le cose cambiano, lo dice Mog, ok, da questo momento in poi il cristallo ce l'hai tu, adesso tu diventerai la... l'entità divina del male, cioè dell'oscurità, della discordia. Della discordia, quindi l'omologo di materia o caos direttamente, ma penso caos, adesso non chaos, so sì, dove sia chaos. Dove chaos. Non so com'è disposto nell'ambito di Dissidia, non so dove si lega Dissidia, non ne ho idea. Intanto Emperor conosce Garland, quindi il primo Dissidia loro perdevano la memoria regolarmente, quindi primo e secondo Dissidia, quelli per PSP, quindi è molto più facile che si stia parlando della nuova, di una nuova generazione, quindi più vicino a materia e Chaos, Spiritus, scusami, sì, perché lì tra di loro si conoscono e continuano a conoscersi, però appunto stiamo divagando, sì, nella speculazione, però sì, sembrerebbe, quantomeno diciamo che si lascia un'apertura che può essere sfruttata volendo in un futuro. Purtroppo noi ci siamo accorti di quanto la fanbase non abbia esultato con questo gioco, per dirla in maniera eufemistica. E ho letto tante critiche ogni volta che presentavano un nuovo DLC, ma ancora si parla di questo, ma perché non spendono i soldi in una maniera migliore? Insomma, non sono così tanto sicuro che faranno mai un Stranger Paradise Origins 2 o qualcosa del genere. Però loro comunque, come anche World of Final Fantasy, altri titoli, si lasciano una porta aperta e vediamo cosa succede. Per ora vediamo in futuro con cosa avremo a che fare, ma non penso. Ad esempio, che altro c'è da dire? Che attualmente Team Ninja è impegnatissima, ora Wulong, ora poi l'anno prossimo Rise of the Ronin, quindi ha una schedule bella impegnata. C'è sempre il fatto che sono sotto contratto con Opera Omnia, cioè Jin Fujiwara è fisso lì, è producer, sì, di Opera Omnia, che è lo stesso producer di Stranger of Paradise, tra l'altro. Anche se teoricamente c'è una brutta voce che diciamo nel 2024 per Omnia è un progetto che va a chiudersi, in teoria, perché appunto guadagna. Il fatturato è sceso tantissimo in questi anni, perché comunque si nota anche dal fatto che escono meno eventi, infatti ce n'è soltanto una alla settimana adesso nella versione giapponese come evento vero e proprio. Ovviamente i guadagni sono scesi, anche perché molti giocatori, giustamente ormai annoiati, hanno abbandonato la barca, se così si può dire. E c'era appunto anche la notizia che girava, che non è mai stata ufficializzata al 100%, che fine 2024, quindi tutto 2024 compreso, i server di gioco poi verranno staccati, anche per dare spazio ad Ever Crisis, che è un altro progetto che per l'appunto uscirà su mobile, che io non vedo l'ora che esca, perché appunto per me quello sarà il GOTY. È un po' il destino dei gacha, quello di fare la propria storia. Anzi, è durato un bel po'. Sesto anniversario in Giappone, quindi... Rispetto alla Media Square, sono tutto grasso che cola. Forse Brevexvius è più sì, longevo. I Brevexvius sono gli unici che probabilmente non li chiudono per un bel po'. Cioè penso saranno gli unici che resteranno, col nome Final Fantasy. Poi Square ha Dragon Quest Tact, che fattura tantissimo. Ma anche quello è l'unico.
Sì, ma Square potrebbe buttare fuori un titolo, dura un anno e mezzo, poi lo Ma ne chiudono. fanno tante di queste cose. Di recente hanno chiuso Dai, Dragon Quest Dai, per esempio, un anno. E poi ne hanno chiuso un altro, Anche First sempre un Soldier era anno. chiuso. Quindi a Square piace provare su queste cose e piace non riuscire a quanto pare. Se riesce, grazie che cola, appunto. Appunto, Jin Fujiwara, tra l'altro, Azama, il primo producer di Opera Omnia, che attualmente è sotto i riffettori perché è il producer di Teafritim, Che bello, mamma mia. ha detto: ma si potrebbe pensare a fare un Musou, un Final Fantasy Musou? E lui ha detto: e non è Team Ninja che fa i Musou, è Omega Force, è sempre quei Tecmo, ma è un'altra branca, non siamo noi che ce ne occupiamo, non è il team che sto facendo adesso. Quindi ha lasciato questa piccola porta per un Musou. Ora, più che altro, per quello che si è visto nei finali, sia quello base è Final Fantasy 1 comunque, perché appunto noi moriamo per Il finale innalzare canonico che si per ricollegare, ricollega alla che tutti saga. Per sappiamo e quanto via. sì. Poi Nomura ha detto: voi potete vederlo come un prequel, come un reboot, vedetelo come volete, a vostra interpretazione. E per mia interpretazione, quello lì è quello che si collega a Final Fantasy 1. È Quindi, la prequel a tutti gli effetti, da si come, riesce. cioè, da come tu lo colleghi dal finale canonico, è proprio prequel. Tu vedi proprio la storia di Garland. Vedi come diventa Keio, vedi tutta la sua trasformazione, quindi per me è un Sì, prequel, tra l'altro, appunto. riuscitissimo in quel, se lo vedi in quel modo. Sì, gli metti magari quei piccoli punti in più, tipo Astos, Certo. che è, diciamo, La reinterpretazione del re dei Goblin, che tecnicamente invece in questo caso è la tua spalla, è cosa la variante pazza, che invece non diciamo, è nel Astos. Final Fantasy 1, è un boss comunissimo, però. Per quanto una cosa che non perdonerò mai e mai a Stranger of Paradise è Non c'è l'assenza di Matoya. Matoya. L'assenza di Matoya. Matoya ha un host meraviglioso che hanno messo in Stranger of Paradise quando c'è il Moguri. Che io pensavo, sto Moguri diventa Matoya ad un certo punto. Avevo Cioè, pensato che non potesse essere però. diverso. Invece Tra era Matoya. l'altro, quei figli di buona donna hanno messo la canzone di Matoya nella parte conclusiva del trailer, come per dirti: Ci sarà c'è, ma non si Matoya. vede. se ci fate caso, in tutti i trailer, i primi della coppia, sapete che ogni DLC usciva una coppia di trailer. Il primo dei due, nella parte conclusiva, ti fa vedere un dettaglio. Nel secondo si vedeva il Mac, il Death Mac, come Warmack, cacchio, Warmack. War Mac. Nel terzo Conosci. si vedeva appunto i piedi Piedini. di Emperor. E nel primo si sentiva la musica di Matoya. Quindi, vieni. Matoya? No. No, neanche per sbaglio. E manca, perché Matoya è proprio un elemento Matoya è un filler. anche ripreso alla nausea in tutti gli altri titoli che hanno parlato dell'uno, c'è cioè Matoya. Se tu fai un'opera basata su Final Fantasy 1, hai dei personaggi famosi nel mondo del gioco, come per esempio Astos. Astos è un boss che ha un nome e quindi ti ricolleghi a lui come personaggio. O la principessa ha un nome e viene tra l'altro ripresa anche in Final Fantasy 9 lo stesso nome. Quindi hai dei punti. Matoya, oltre ad avere un suo dungeon, oltre ad avere le scope che ti danno il suggerimento per la mappa di gioco, ha la sua host, che è una delle host Non più ha un suo famose. dungeon. Ah, vabbè, la sua Hanno casa. chiamato dungeon perché in inglese cave, perché Sì, vabbè, la sua casa la si chiama. locazione, sì. Esatto. Sì, perché la sua casa si chiama Matoya's Cave, e mi è venuto in mente Cave Dungeon. Con le scope che parlano al contrario, dicono come sbloccare la mappa. Ma in più, la host, una host dedicata, è la prima host dedicata ad un personaggio della serie, prima ancora di quando ci fosse il Cloud Steam, il Non c'è il Matoya team Steam. di Cioè, Garland. Matoya è un personaggio importantissimo. Poi magari dice due stronzate, mi manca l'occhio, mi hanno rubato l'occhio da prendere l'occhio. Vabbè, Ok, vabbè, poi è ok. una vecchia rincoglione. Però il punto è che è un personaggio comunque importante nella storia del gioco, ancora di più innalzato in Final Fantasy XIV, tra l'altro, per l'odierno, Beh, diciamo. diciamo che comunque una interpretazione che si può fare è che tu, interpretando comunque Jack Garland, non hai realmente Non hai voglia di bisogno vederla. di incontrarla. Quindi, ovviamente, c'è o non c'è la stessa identica cosa. Quindi, Sì, la mia giustificazione è quella, ecco, manca anche mettiamola così. Sid, in Però teoria. Sid è postumo, è di DC, cioè della versione GBA slash Dissidia. Proprio perché c'è il Moguri. E poi c'è il Moguri. Infatti, c'è il Mog, in teoria. Quindi, a parte l'interpretazione, cioè il finale che si collega a Final Fantasy 1, abbiamo tutta una linea retta, più o meno, cioè diciamo la facciamo diventare retta, e abbiamo Final Fantasy 1. Poi c'è l'altra linea,
quella del Different Future, appunto Mateus, che dopo uno scontro, dopo che gli diventa, cioè dopo che utilizza anche la sua seconda forma di Emperor of Hell, perde i poteri, o perlomeno lui, Mog dice, d'ora in poi è diventato un essere umano, un semplice normale. Essere umano, sì. Quindi mi viene da pensare che abbia perso i poteri, che poi l'imperatore ha il potere di volare, e il fatto che, essendo andato nell'aldilà, dopo essersi diviso tra imperatore dell'inferno e imperatore del paradiso, abbia ottenuto appunto i poteri da entrambe le parti. E tra l'altro di recente sto rivedendo entrambi gli imperatori in Teafridim, perché ce l'hai come boss, l'impero Rovella, l'impero Rovella, sì. Non mi ricordo. E quindi dopo che lo sconfiggiamo, c'è questa scelta, cioè noi ci avviciniamo al cristallo, o meglio, prima ci avviciniamo al cristallo, avviene Emperor, dice lo voglio io, lo mazzoliamo, lo corchiamo, lui perde i poteri e si apre questo portale in cui c'è questo Different Future, che è appunto il fatto che noi, insieme a Mog, insieme ad Emperor, insieme a qualcun altro, regneremo per sempre. Quel portale probabilmente, cioè se volessimo collegarlo, collega ad un Dissidia, o quantomeno collega ad una storia che può riportare ad un Dissidia, perché o lo colleghiamo ad un Dissidia esistente, quindi normale, o Godecim, o NT, per quanto NT non ha Chaos, nel lato specifico ha appunto Materia Spiritus, ce l'ha nella lore Chaos. Però c'è Garland. Però appunto si può usare Garland. Oppure un nuovo Dissidia su questa base, usando quello già, un reboot in termini brevi. Perché NT fa da reboot, ma è anche sequel, non è solo reboot. Cioè, è reboot per quanto riguarda le terminologie di gioco e il fatto che è un 3 contro 3 praticamente. Sì, sulla carta è un sequel, perché ma i personaggi sequel, parlano di quello che è stato la battaglia. E ricordano precedente. Comunque, hanno memoria. Sì, sì. Invece in questo caso potrebbero fare veramente un total reboot in cui l'unico a sapere tutto è Chaos, Feral Chaos, nel caso specifico, se vogliamo riprendere il più forte Chaos, Desperado, ora non mi ricordo come si chiama su PSP, quello è il nome italiano, mi pare che in italiano era Desperado Chaos, ma sì. Quindi potrebbe usare quella come base per fare o davvero un nuovo picchiaduro o un Musou, che poi ovviamente sarebbero totalmente diverse, perché Dissidia, picchiaduro, quindi quelli PSP hanno un sistema di gameplay proprio RPG dove combatti come picchiaduro. Hai appunto dei personaggi che devi equipaggiare, delle armi, le skill, il fatto che devi fare una tipologia di attacco particolare per aumentare la bravery, per poi attaccare con l'attacco che sottrae. Quindi è tutto. C'era il craft, sì, potevi disporre le barre come volevi. Era proprio un gioco di ruolo mascherato da picchiaduro, come Teafridim è un gioco di ruolo mascherato da musicale. Mentre in T era un picchiaduro e basta. Il Musou sarebbe differente. Dovresti veramente fare tu che usi Chaos e ammazzi tutti a colpi di fiammata dalla bocca. Ammazzi Magni, ti puoi ammazzare poi, tra l'altro. La domanda sarebbe. La vera domanda è se fai un. Cos'è un Musou? E non so cos'è un Musou. È Dynasty Warriors. Singolo nemico, singolo protagonista con 200.000 persone attorno che devi ammazzare. Sì, lo so cosa vuol dire. Quindi tecnicamente non ci sarebbe. Secondo me, non ci sarebbe neanche una base logica per costruire un Musou, perché c'è chi ammazzi Mankin, infiniti Mankin uno dopo l'altro, i Maneskin possiamo ammazzare, no, ovviamente Maneskin, grandi fratelli, ci seguono sempre, li salutiamo, guardando a casa. Cioè, secondo me non ci sarebbe neanche proprio la base strutturale per poter fare un Musou. Io in realtà mi piacerebbe un Dissidia nuovo, perché comunque in T l'ho droppato a malincuore, perché proprio non mi piaceva il sistema 3 contro 3. Lo trovavo estremamente sbilanciato in certi punti, che l'ho droppato, cioè proprio non ci ho potuto fare niente. Io l'ho finito perché dovevo recensirlo, quindi diciamo che ero diventato obbligato, ero lì. Per fortuna c'era una sorta di trucco per sbloccare, perché tra l'altro c'era la storia, ma per la storia devi sbloccarla, cioè devi sbloccarla, cioè se non fai determinate robe non puoi sbloccarla, cioè anche quella diciamo che c'era un trucco per sbloccarla, grazie a Stola c'era un trucco per sbloccarla, quindi praticamente ho fatto solamente tirare dritto e amen. Le boss fight di Dissident sono belle, sono molto molto belle, e l'unica cosa bella del gioco, l'unica cosa davvero bella del gioco sono le boss fight di Dissident, ma finisce lì. Mi ricordo probabilmente io solo Ramu, che di boss fight che mi era piaciuta parecchio. Quelle io altre non l'ho superato, Ramu. Le boss fight mi sono piaciute tutte, belle belle, però l'unica cosa è da un Dissidia
se tu vuoi dare un dissidio alla gente che sono belle le boss fight, te ne frega niente. La gente voleva il picchiaduro e Dissidia è un picchiaduro basato su una mentalità da sport. Non è un picchiaduro uno contro, cioè io contro l'amico mio. E quindi su questo purtroppo la gente lo ha bocciato. Ha ragion veduta, Dissidenti non è un prodotto fatto da bene. È un gioco giocabile con delle boss fight davvero fatte bene. E finisce lì. Nel complesso. Quindi sì, quello che si può sperare è se vogliono mantenere questa scia o se ne fregano e fanno uno Stranger of Paradise basato su un altro gioco della serie, come Kumabe, il director, uno dei director di Stranger of Paradise, l'altro director anche di Persona 5 Strikers, solo ha fatto due cose in tutta la sua vita. E ha detto: mi piacerebbe che ci fosse, che facessimo Stranger of Paradise basato sul prequel di Final Fantasy X, in cui usiamo Jack, Auron e Brask. Minchia. Anziché fare quel aborto di Final Fantasy X-2. Sì, quindi, giusto per fare un po' di flame gratis, e ci sta sempre bene. Live in cui... Quindi aveva questa idea, ovviamente lui non ha minimamente voce in capitolo, lui è quello che glielo commissiona e lo fanno, e non ne frega niente. Però questa è una sua idea. E o fanno sta cosa, oppure utilizzano la base per fare una cosa totalmente diversa, che può essere un ritorno al Dissidia per rilanciare il picchiaduro. Però devono mettersi in testa Square, Team Ninja, chiunque, chi fa sta cosa, che le persone non vogliono il picchiaduro ad arena. Cioè, paradossalmente, rimasterizzassero Duodecim aggiungendo le cose di NT, non il gameplay, personaggi di NT e di Stranger of Paradise, se unissero la storia, ne uscirebbe un prodotto molto apprezzato dal pubblico, molto di più di NT e anche più di Stranger of Paradise. NT era anche scarsino di trama. Per quanto il finale fosse epico, era anche scarsino di trama. Mentre il primo Dissidia, minchia, il primo Dissidia era bello, anche di trama. A parte che c'erano tante trame, uno per ogni omino. Cioè... Spirito dell'Odissea. Cavolo. Il primo Dissidia era confezionato bene e soprattutto, che probabilmente ha fatto anche successo, sfruttava la PSP. Riusciva ad utilizzare tanto quella console, cioè PSP uguale Dissidia. Era perfetto, ma ha fatto molto di più di quello che ti potevi aspettare da un picchiaduro. Io sono rimasto strabiliato, a parte che per me era il primo impatto con un picchiaduro tridimensionale, perché io potevo arrampicarmi sui muri, fare il giro, non era... Io per picchiatura intendevo sempre l'omino a sinistra, l'omino a destra che si danno. Un Tekken praticamente. Io una roba così non l'avevo mai vista e mi sono rimasto allibito anche dal fatto di guadagnare punti esperienza, guadagnare punti abilità, masterizzare, quindi portare alla mastery tutte le... cioè, poi craft, far droppare... Cioè, io giocavo regolarmente con due PSP per autodropparmi gli oggetti che mi servivano. Per avere al massimo tutto. Ci ho giocato 600 ore. Giusto. Bisogna vedere se cosa loro hanno in mente per rimpolpare eventualmente il marchio di Stranger of Paradise. Il punto è che ad oggi non abbiamo dati di vendita, né da parte di Square, né da parte di Koei Tecmo, Team Ninja. Di solito le milestone le annunciano 1 milione, 2 milioni. Il fatto che non abbiano detto neanche abbiamo venduto 300.000, abbiamo venduto 30 copie, cioè non ha detto niente. Ce le siamo comprati soltanto noi, tipo, praticamente. Lo vedo estremamente improbabile. Poi vabbè, in Italia noi non facciamo testo, però comunque ho visto un approccio molto timido, molto freddo nei confronti di questo gioco, per non dire di peggio. Quindi insomma, sì, non so come sia tutto il resto del mondo, ma sinceramente non... Purtroppo anche mettere Final Fantasy, cioè questa è la prova che comunque anche mettere Final Fantasy davanti a un titolo non ti garantisce un successo. Guarda, secondo me in alcuni casi è addirittura peggio. Certo, perché un gioco butti fango sul titolo. Esatto, perché la gente dice che Square sta sfruttando il marchio per cose che non c'entrano con il titolo. Adesso recentemente un grosso youtuber italiano ne ha parlato molto male di Stranger of Paradise, proprio parlandone di un titolo che non c'entra nulla con Final Fantasy, ma che ha voluto sfruttare il nome per provare a vendere. Questo quindi infangando appunto il marchio, il brand, eccetera. Magari sfruttasse il nome.
magari. Invece manca farla apposta, se ne lo pare, se è uno di quei titoli che proprio non può essere altro che un Final Fantasy, proprio perché si basa sulla storia di Final Fantasy. Cioè, è meno Final Fantasy Final Fantasy 7 di Stranger Paradise. Ehi. Come proprio, no. Avete capito il mio discorso, no? Perché riprende la mentalità del primo Final Fantasy. Esatto, cioè, e quindi non può essere sul primo Final Fantasy non può dire niente. Il 7 dal non punto di vista nulla dai precedenti. Dal punto di vista di lore, di storia, è letteralmente Final Fantasy, cioè non possiamo dire nulla. Cioè io devo essere onesto con me stesso. Una probabilmente delle cose che mi aveva dato fastidio inizialmente del gioco è che comunque non avevi neanche la possibilità di esplorare in giro, cioè nel senso anche la cittadina di Cornelia stessa tu praticamente avevi soltanto, secondo me c'era inizialmente quell'idea, secondo e me poi anche l'antolta. C'era inizialmente anche poi, secondo me, perché la sala del trono tu ci puoi girare là dentro e secondo e me potevi coi uscire cristiani ci sono. Eh sì, vuol dire, dove però, li trovavi però questi? Te li hanno messi come un elenco, cioè tu hai praticamente sti NPC là alla fontana al centro piazza, tutti lì tra l'altro, cioè neanche tipo che si spo, cioè praticamente Cornelia era soltanto la piazza, non c'erano case, non c'erano panchine, non c'era niente, tu arrivavi lì al centro della stessa medesima posizione, parlavi con persone diverse che poi avevano la faccia tutta uguale praticamente. Sì, sì, delle robe. Una cosa aggiungo, che prima non mi è venuto in mente tra i difetti, il fatto che i tuoi compagni non abbiano assolutamente una personalità. A parte un minimo neon, ecco, il resto è zero. Non c'è un approfondimento, anche di Jack, però Jack ne comprendi il carattere dal suo modo di fare, parla più spesso, lo vedi molto di più. Gli altri sono assolutamente insipidi, che non esiste nella saga una cosa del genere, a parte in Final Fantasy 1, appunto, dove i personaggi sono anonimi. Ma così è un peccato, è un'occasione persa, potevano... Beh, la stessa identica cosa dei guerrieri della luce che vengono spazzati tutti subito e rimane solo Wall, per esempio. Esatto, anche lì potevano sfruttare un pochino meglio quella cosa lì. Cioè, tre classi generiche, perché c'è Mago Bianco, Mago Nero, Monaco e Warrior of Light, tutti spazzati via. Il ninja, sì, uno di due. Praticamente tutti spazzati via e rimane soltanto Wall poi alla fine. Cioè, Prompto, Gladio e Ignis davanti a Arden, che vengono spazzati via. Arrivano lì per farsi spazzare via inutili. Totalmente inutili. Cioè proprio le classiche comparsate così degli anni 90 che vedi attorno lì che girano. Sono avatar del multiplayer, solo che poi a livello di storia diventano i Chaos. Però... ci arrivano solo in funzione di Jack, non per i loro meriti, ma solo per amore verso Jack. Sì, certo. Però potevano lavorarci un po' di più, dare la possibilità magari di fare, insomma, durante un dungeon delle missioni relative al passato di uno di loro, un po' di più, magari. Proprio quello, magari il dungeon proprio del demone in cui loro si sarebbero trasformati, qualcosina in più. Sì, non proprio. C'è un piccolo approfondimento appunto nei mostri. I mostri dicono qualcosina, ma è proprio una briciola, tipo quando ero piccolo Merilith mi ha tenuto nel suo grembo, e se ne frega. Insomma. Sì, purtroppo, diciamo che comunque Stranger si vede che comunque è un progetto a budget, cioè nel senso molto risicato dal punto di vista di budget, almeno... secondo me non c'è stato dedicato né il tempo né le risorse sufficienti per fare un titolo con la maiuscola, cioè con la T maiuscola, scusatemi. Esatto, non è stato concepito per essere ovviamente una tripla A. Su questo io non credo che ci siano dubbi. Non ci sono dubbi assolutamente, però probabilmente col materiale che avevano in mano, secondo me si poteva fare qualcosa di più. E secondo me è anche per questo che non è stato tanto apprezzato dalla gente in generale, perché se ci ritroviamo noi tre a parlarne qui è un miracolo, però se fossimo stati già anche 5-6 sarebbe stato sicuramente un altro paio di maniche, perché vuol dire tanto che siamo gioco... in tre che abbiamo finito. Certo. Abbiamo finito anche con tutti i DLC, non so quanti l'abbiano finito con tutti i DLC, esatto, tra influencer barra youtuber eccetera, io non ne conosco. Esattamente, esattamente, esattamente. Il problema secondo me è proprio questo,
perché non ha ricevuto il giusto spazio, proprio perché è stato considerato di serie B, quando in realtà, se si va a finire anche solo la storia, cioè non per forza anche i DLC, cioè se uno gioca anche soltanto il titolo così pulito per com'è e va a vedere tutta quella che è la lore, tutta quella che è la storia, secondo me vale molto più di quello che ci è stato presentato. Assolutamente, il titolo ha delle potenzialità, non è stato presentato benissimo, è stato snobbato dall'opinione pubblica, dall'opinione, almeno io ti parlo dell'Italia perché non ho percezione di quello che succede fuori, e questo ha portato quindi magari degli streamer a non portarlo e di conseguenza ad avere meno visibilità rispetto agli utenti. Poi io non sono sicuro, ma forse era uscito anche qualcos'altro di più importante, tipo Elden Ring, una roba del genere. Sì, sì. Quindi Elden, insomma, ha eclissato tutto in quel periodo. C'era Elden Ring proprio, mi pare, in quelle settimane lì. Qualche settimana prima, perché febbraio, esatto, Elden Ring, parliamo quindi di febbraio. Sì, però appunto parliamo di un gioco che non ti dura due no, settimane. No, no, cioè assolutamente, io 200 quindi, ore ci ho fatto su Elden Ring, quindi. Forse non è stato il massimo anche nell'ambito della fortuna nell'uscita. Non aveva molte chance, ecco. Poi vabbè, c'è gente come me che per esempio Elden Ring non l'ha preso e ha giocato a Stranger of Paradise, perché io ho il canale su Final Fantasy, non ho il canale sui Souls-like, e quindi ecco, io me lo sono giocato tutto. Ho giocato, mi è piaciuto. Ecco, ma se volessimo tirare le somme, secondo voi a cosa dobbiamo dare la colpa? All'effetto gregge o a effettivamente una colpa che è di Square ma che non vogliamo ammettere perché siamo stronzi? Prova a rispondere. L'effetto gregge più la demo non ha aiutato, perché la demo era difficile e quindi non ha attirato eccessivamente. Non è la prima volta, perché anche in World of Final Fantasy c'era una demo che era da mettersi le mani nei capelli e mi ha fatto passare la voglia di giocarci, ed era un capolavoro. Però anche Square comunque sia, in quel periodo non stava brillando di idee nuove. Questa lo sarebbe anche stata un'idea nuova. Ricordiamoci che era appena uscito il trailer del DLC di Yuffie. Anche il remake è stato criticato, e quindi di conseguenza anche il DLC. C'erano in ballo altri titoli come appunto The First Soldier, che sicuramente non è stato un investimento clamoroso da parte di Square. Quindi Square stava andando a fare quello che potevano sembrare degli Io errori. Io questo Soldier non l'ho neanche scaricato. Cioè è la prima cosa in assoluto che riguarda Final Fantasy, Square, eccetera, eccetera, che non ho avuto neanche la voglia di provare. Quindi siamo non più in tre ma in due, io e Fare. E tra l'altro io l'avevo preso, ho detto appena prendo l'Apple TV ci gioco come si deve, non me l'hanno mai spedita quell'Apple TV, il gioco è fallito nel frattempo. Ecco. Per esempio c'era un altro famoso youtuber che aveva fatto un video in cui diceva che tra Stranger of Paradise e Babylon Fall, che era un altro mezzo passo falso di Square, Square addirittura rischiava il fallimento. E oh raga, lì è mancanza di conoscenza della software house dell'investimento. A parte che Babylon's Fall è sotto. Io ho commentato facendogli vedere i dati di quell'anno lì. Che insomma. Cioè, al più Square ha un ribasso rispetto all'anno precedente. Square in rosso lì sì. Oh, non no, c'è da un sacco di tempo. Ma Square in rosso l'ultima volta è stata nel 2003 per via del film. Sì, 2001 per via del film. Però appunto quando l'influencer con 400.000 iscritti ti dice così, quell'altro con 1 milione di persone ti dice però il gioco è me. Regà, cioè alla fine poi la gente per decidere di comprare o meno un gioco da 60-70 euro si affida anche a quello che gli dicono i punti di riferimento. Non sono io un punto di riferimento, ma io stesso non mi prendo la briga di dire cos'è bello, cos'è brutto, perché io non ho la capacità di recensire, per cui io il gioco me lo gioco, vi dico la mia, è buona. È molto difficile che io parli male di un Final Fantasy, perché è raro che mi trovo a doverlo criticare. Ci sono delle cose che non vanno, ma per me è un bel gioco. Costa forse troppo, però intorno ai 40 euro secondo me è il suo, ci può stare. Però forse al lancio io l'ho pagato 70, una roba del genere, perché ho preso la collector. La Digital Deluxe. La Digital, forse anche 80. Però Digital Deluxe, quant'è? 100 l'ho presa io dal Play Store? Lo
Oddio, potrei anche aver speso quella cifra lì, perché ho preso... Sì, perché c'erano anche le skin in mezzo di, della Rebellion. Era il momento lì. Però appunto, ma poi c'è chiaramente un pochino di sfiducia nei confronti di Nomura, che tra l'altro i giorni prima dell'uscita del gioco mi ricordo che fece un mezzo passo indietro riguardo la direzione del progetto. A te non è piaciuta l'intervista che ha detto subito affronteremo i Warrior of Light? A te questo sta fatto arrabbiare tantissimo. Un'intervista praticamente appena finito il gioco, c'è stata un'intervista di Square e Nomura diceva affronteremo nel prossimo DLC Warrior of Light. No, non me la ricordo sta cosa. Sì, sì, e tu prova ad insultarlo, ma che cazzo dice? Ma ti pare che lo dici in un'intervista? Ma neanche il tempo. Ah, perché l'aveva già spoilerato. L'aveva detto nell'intervista prima del primo DLC. Ok, va buono, va bene, grazie. A parte che lo vedevamo alla fine del gioco, però intanto mi avevi già detto che Jack era Garland, e questa cosa qua è follia per me, perché questa cosa non doveva farla. Ma non lui, chi per lui. Però, regà, a me è piaciuto, l'ho giocato molto volentieri, la trama mi ha attirato. Tra l'altro io ho una run blind in cui proprio faccio passo passo anche i ragionamenti per cercare di capire che cosa succede. Dopo tutti i video teorie che avevo fatto, volevo vedere quante ne avevo prese. E l'ho giocato molto volentieri. Molto volentieri. Come altri giochi, ma Stranger Paradise, io non vedevo l'ora che uscisse il DLC per giocarne ancora un po'. Poi DLC, il primo e il secondo, mi hanno deluso un pochino perché era tanto picchia, ma la storia non evolve. Il terzo, tanta roba. Boh, basta, la smetto. Cose che non funzionano. Allora, io qua, quando si parla di ricezione di un gioco, l'esempio principale che faccio è Fist of the North Star. Che cos'è? È il nome inglese di Kenny il Guerriero. Però c'è un gioco di Kenny il Guerriero fatto dagli sviluppatori di Yakuza, Fist of the North Star Lost Paradise. Tutto questo per dire, tutta sta manfrina, quando hanno annunciato un gioco di Yakuza con la skin di Kenny il Guerriero, io sono impazzito, perché sono due mondi che conosco e sapevo che gioco attendere. Invece ho visto la gente che diceva, ma perché c'è questo gameplay così? Perché non si picchia tutti come nei Musou? Perché in inglese? E ho visto una concezione, cioè per me quel gioco è bellissimo, è il più grande gioco su Kenny il Guerriero che abbia mai visto. La gente invece aveva una concezione totalmente diversa, perché vedeva un gioco diverso da come era abituato ad avere i giochi su Kenny il Guerriero, che voleva praticamente Musou, come i Ken's Rage uccidi su PS3. E non aveva voglia di vedere questo modo diverso di intendere il marchio di Kenny il Guerriero. Tutto questo per dire che Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, è quella cosa che la gente non riesce a vedere in maniera differente. Perché la gente dice, ma si chiama Final Fantasy Origin, però è troppo action, è troppo un altro gioco, è troppo differente da quello che è mi è il classico ostracismo di cui parlavamo poco fa, appunto, della nicchia di gente che gioca i giochi di ruolo Final Fantasy, che non accettano questo cambiamento. Che poi questo a prescindere dalla qualità del prodotto, perché io magari con voi posso parlare dei difetti del gioco, persone che hanno finito il gioco, persone che hanno analizzato il gioco sia per gameplay sia per storia, e qui possiamo parlarne, possiamo dire che ci sono degli scivoloni, possiamo dire che ci sono delle cose brutte, ma dire che le cose sono brutte perché non rispecchia un'identità creata da una persona all'interno di una serie che conta un'infinità di capitoli tutti diversi tra loro, tra l'altro neanche macchiando il numero principale, sotto un certo punto di vista, perché un conto è che ti lamenti che il numero principale ti segue una scia diversa, un conto è che un titolo che si ispira ad un gioco esistente, ma è fatto da un team che ti fa quel genere. Non è che te lo sta facendo, che ne so, Atlus, e quindi ti deve fare l'RPG a turni col Sim Life. Te lo sta facendo Team Ninja, aspettati un gioco di Team Ninja su sta cosa, anzi... First Soldier sarebbe andato meglio se l'avesse fatto quelli di Fortnite, ecco. Avesse dato a Epic, sarebbe stato il nuovo Fortnite, però ovviamente l'hanno dato ai team che sono conosceva prima e nessuno conoscerà dopo, probabilmente. Quindi quelli di Baracus no, ai team non no, ho capito quello di Indiana Jones vabbè Indiana Jones era però quello è Indiana Jones è uguale, dai, vabbè, non l'ha riconosciuta nessuno, non siamo su Teatro Item comunque prova da risentire
quindi c'era questo primo impatto col il gioco, cioè per le persone, che poi magari quella prima branca, quella prima ondata, quella prima increspatura di persone, il gioco non mi interessa perché non è il Final Fantasy che aspetto Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Remake parte 2, non si chiama ancora Rebirth all'epoca, aspetto le pixel remaster che sono state annunciate lo stesso giorno tra l'altro, per PC e mobile, e ora stiamo aspettando l'annuncio delle versioni console, aspetto qualunque cosa tranne questo, che non rispecchia la mia idea di Final Fantasy. Poi c'è l'altro lato, i giocatori di Mio che ne pensano, e lì anche ci sono diverse linee di pensiero. Ci sono quelli che hanno trovato in Stranger of Paradise un enorme gioco, sto dicendo un enorme capolavoro, no, comunque un gioco in cui si sono divertiti, si sono rispecchiati nella loro idea di Nio. Persone invece hanno detto, ah, è un Nio troppo semplificato, è un Nio per i nabbi, è un Nio che non sa di niente, l'hanno mischiato a quel titolo per renderlo più semplice e vendere di più. Quindi in entrambe le ondate c'è sempre l'estremista che dice, essendosi mischiato con l'altro è peggiore. Quando invece, quello che ovviamente rispettando il gusto del singolo, perché se un gioco non ti piace, se un titolo non ti interessa, chi se ne frega, non ti interessa, ah, ma non ti interessa, skip e vai oltre. Nel caso specifico poteva invece incontrare il piacere di molta più gente se non si fossero fermati all'idea che il nome dava a quel determinato prodotto. Ora, non dico che senza pregiudizio sarebbe piaciuto a tutti. No, non credo, perché comunque una mentalità sul prodotto te la si può fare, magari hai un tipo di gusto diverso. Però credo che avrebbe avuto un metodo diverso di essere recepito dalla gente, special modo in Italia. Ora, special modo in Italia perché sono italiano, quindi è facile che vedo più il mio campo di grano quello all'inizio lì. Al punto quando poi il fatto che la maggior parte della gente ricorda sto gioco per i meme, che ora non è il fatto di essere poi brutto o meno, ci sono dei momenti nel gioco che per me sono bellissimi, la parte in cui sono delle parti divertenti, mette le cuffie, dice e parte Shadow Rising bullshit e se ne va così. La scena è bellissima, non ha senso poi il fatto che si tolga le cuffie dicendo siamo tutti amici, quello non ha senso, ma quella scena per me è bellissima, io quella scena la voglio in un gioco con una scena. È un gioco con una sceneggiatura immensa. Se per me mettono quella scena in un Final Fantasy 16 atteso da tutti, ma per me è una scena da 10 e lode, perché è un tipo di scena più tutto in cui mi rispecchio. Beh, mettersi le cuffiette in Final Fantasy 16 sarebbe un po' particolare, no, dato il contesto Jack storico. Jack era adatto a quelle uscite. Jack è perfetto e l'ha fatto anche nel terzo DLC quando compare Emperor, che fa tanto il gradasso e lui la scena appena vede Emperor dice, appena ti ho visto ho notato che stavi dicendo un mucchio di stronzate, già subito proprio ti affossa. Cioè a me queste scene piacciono un sacco, innanzitutto perché è davvero o alla Lupiniana che gli dice smettila di parlare con la faccia da culo là, sì. Gli ha detto una roba io del genere, sai, quelli tirare che, fuori merda, tipo, cosa tirare, tipo smettila di dire merda, di dire merdate, tipo una cosa del genere gli ha detto, tira fuori la testa dal culo, gli ha detto alla Lupiniana, esatto. Tradotta letteralmente dall'inglese, tira fuori dalla testa dal culo, cioè incredibile, gli italiani hanno dovuto girarci intorno, sì. Esatto. Cioè, per me scene così valgono tantissimo il prezzo anche della conoscenza del protagonista, perché hai un'identità in cui tra l'altro personalmente posso anche rispecchiarmi, perché comunque ho superato forse anche l'età di Jack, ho una tipologia di avversione nei confronti del mondo come la maggior parte delle persone che gioca ai videogiochi, e quando io mi sento rappresentato, cioè mi sento uno che mi dice, ah, tutto, io sono Leak, il chaos della terra, I don't give a fuck who you are, e ti meno, cioè, a pugni, gli salta addosso a pugni. Ora poi uno in maniera più professionale può dire, a livello della sceneggiatura quanto vale questa cosa, quanto è importante ai fini dell'importanza della scrittura di Jack, è già pronto per un film con qualche personaggio tipo, adesso non mi viene in mente manco uno, però sai quelli che con quelli di Fast and Furious sarebbe perfetto. Esatto, però non me ne viene in mente manco mezzo. Tipo Vincenzo Gasolio. Vin Diesel. L'altro è morto. Cioè sono due. Uno è morto e uno è... No, poi c'è anche quello che è The Rock. Anche lui mi sa che
quel tipo di personaggio lì. Comunque, appunto, ti dava l'impronta, innanzitutto lo conoscevi molto di più, riesci ad immedesimarti molto in Jack. Jack, paradossalmente, riesce ad essere uno dei miei personaggi preferiti della serie, perché ha un carattere forte, ha quel carattere, non lo smuovi. Poi c'è il problema che nel corso del gioco non evolve, se non nel finale, quando gli dicono che tu devi diventare Chaos. Perché prima deve ammazzare Chaos, perché gli stillano la scintilla di Chaos al suo interno, poi a un certo punto fa il giro largo, cos'è questo vuoto nella mia vita, cos'è che sento? Io devo diventare Chaos, cioè fa il giro e torna indietro con il suo desiderio. Chaos, cioè Jack non ha evoluzione nel corso del gioco, ma da come parte? Parte come un personaggio pieno di carattere, pieno di sé. Ed è un aspetto che purtroppo gli altri se lo ricordano con Kill Chaos, le cuffiette Shadow Rising, I don't give a fuck who you are, e tutte queste cose. Ed è, personalmente non lo vedo come uno sminuimento del personaggio, perché per me sono cose che arricchiscono il personaggio, come quelli che dicono, ah ma è quello che ammazza Chaos, Nizia, sì, è quello che ammazza Chaos. È questa live questa... si chiama Chaos Talk, comunque. Quindi. Abbiamo perpetrato il... <Sì, ride> Quindi tra l'altro la principessa Sara è innamorata persa di lui. Sì, lui è pazzo. Sbatte in faccia dall'inizio. Chissà come la trattava male. C'era quel tizio che non mi ricordo chi è che se n'è andato quando ero piccola nel dungeon, per favore ritrova. Ma io non ci sarei mai arrivato. Io, se non me l'avessero detto, non ci sarei mai arrivato. Vabbè, ma si vedono anche tra gli sguardi. Ma dove? Ma perché lei è una bambina e lui è uno pieno di sé che dice parolacce, quindi era il bad boy del momento. Classico Tamarro. Che incontri al pub che ti offre da bere, tipo, ti porta poi a casa. L'ha mandato l'assesso col fagottino, te lo lascio, innamorati e torna da me. Quindi questo, cioè, personalmente poteva essere recepito in maniera diversa, poi comprendo che fa più scalpore il meme, cioè, se io una persona che non conosce Final Fantasy X mi dovessi dire cosa conosci di Final Fantasy X? La risata di Tidus. Il bacio e la risata. Magari anche in quest'ordine, magari pensano che le facciano entrambe contemporaneamente le cose. Non so quale. No. Quindi, un po' difficile. È difficile. Però. Quindi quello. In 9, cos'è la gente? Il 12, è un Captain Bash. Esatto. Vabbè, diciamo che comunque i meme ci sono fondamentalmente in tutta la saga. Vuoi o non vuoi, ogni saga ha il suo meme, però credo che... questa cosa sia stata incentivata su Stranger proprio perché era partito con una sorta di sfiducia del gioco e quindi si è ripiegato come su un, addirittura su un qualcosa di positivo, cioè i meme sono diventati il fattore positivo di Stranger, paradossalmente parlando, perché il gioco è stato anche conosciuto tramite meme, anzi soprattutto forse, cioè i meme hanno avuto più marketing del marketing stesso probabilmente. Quindi, vuoi o non vuoi, è una cosa che ovviamente ormai resterà legata al titolo, perché non la puoi scindere. Cioè, ormai parlando di Stranger of Paradise, è normale che c'è il meme Chaos, 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 ripetuto 277 volte di fila in loop, senza neanche sapere che stai dicendo. Però alla fine ci stiamo, cioè se è il prezzo da pagare per poter parlare di Stranger of Paradise, sinceramente io lo pago, anche perché poi, come per esempio io stesso sono stato il primo, ne parla male all'inizio ma poi si ricrede, quindi magari giocandolo ti ricredi, o comunque giocandolo hai la possibilità di dire guarda mi sono sbagliato, effettivamente è un titolo che per me vale la pena acquistarlo, probabilmente non 100 euro. Perché 100 euro adesso col senno di poi probabilmente non glieli avrei lasciati, se devo essere sincero. Nonostante tu dici Digital Deluxe, prendi tutto il Season Pass in una volta, prendi... Ma se in quel momento non lo sapevi, eh. Però dici, io devo essere onesto, sono andato sulla fiducia e sul fanboismo e ho detto io gli lascio lo stesso sti 100 pippoli e me lo prendo e basta. Volendo col senno di poi forse non lo rifarei, aspetterei magari qualche sconto del Play Store per recuperarlo con calma. È arrivato subito dopo, tra l'altro, perché mi pare che sia stato abbassato con il prezzo. Dopo il Game of the Year, se non sbaglio. Quasi subito. Ah no, ed è rimasto a lungo. Adesso forse Fare mi può dare una mano, però mi ricordo che è stato scontato e poi rinviato l'annullo dello sconto. Cioè poi è praticamente rimasto scontato per un po'. Sì, figurati.
periodo estivo, queste cose qua. Ah, ok, quindi i famosi saldi estivi del Play Store che poi mettono... Cioè, per fare il calcolo io comunque magari l'avrei preso più in là. Dice, te lo saresti goduto nella stessa maniera? Forse no, perché magari non facendosi prendere dal pregiudizio hai avuto modo comunque di poterlo assaporare meglio, perché poi può scattare anche il fattore pregiudizio, magari sentendo altre persone, per l'effetto gregge appunto di cui stavamo parlando poco fa. Ma le persone eravamo io e Fare, cioè alla che... fine ne parlavamo io e lui e basta. Esatto, c'è stato anche questo forse probabilmente un fattore diciamo meno d'impatto, ovvero il fatto che, come stavi sottolineando, in Italia non se n'è praticamente parlato. Cioè io ho visto qualcuno fare delle live sponsor, perché comunque erano sponsorizzate, ma praticamente una live e basta, cioè fai vedere il gioco. Il castello di Caos, basta, l'abbiamo sì. visto 8 milioni di Tra volte. Tra l'altro senza neanche saperlo giocare, perché proprio completamente gameplay e partite che ho visto io completamente fuori di testa, con build o scene. Vabbè, cose, come avresti visto me comunque. Cose, perché... Sì, però a differenza del fatto che comunque tu alzi la mano e dici io lo ammetto, sono scarso, me lo gioco così perché sono scarso, mentre invece gente che... si pavoneggiava sì, anche di altre robe parole su quella che poteva essere la lore dell'uno, visto che me l'ero appena ripassata, sapevo dove poteva andare a sbattere a livello di trama, di lore, se certo. potevamo cercare una lore certo. però quello era il mio approccio a Stranger of Paradise, il resto era cercare di sopravvivere e arrivare in fondo. Ma infatti ripeto, io apprezzo tantissimo il fatto che uno alzi la mano e dica guarda, non è un gioco per me, me lo gioco per la storia e preferisco andare avanti in questa maniera perché appunto mi interessa solamente la storia, piuttosto che vedere poi gente in live giocare, prendere le mazzate e dire ah, il gioco è fatto male, il gioco di qua, il gioco di là, eccetera eccetera, inventare scuse che non stanno né in cielo né in terra. E questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio, che è stato tra l'altro uno dei motivi principali per il quale io Stranger of Paradise me lo sono giocato tutto in live, perché nel mio piccolo ho comunque cercato di contribuire alla causa, perché mi sono sentito poi diciamo chiamato alle armi, se vogliamo usare un termine familiare, e l'ho giocato interamente in live proprio per far vedere che questo gioco non era soltanto meme. Aveva comunque una base, secondo me, di gameplay abbastanza solida, perché per me il combattimento era molto divertente, cioè l'ho trovato estremamente divertente. Poi, come ha sottolineato Brian, anche e soprattutto ai livelli più alti, perché ai livelli più alti subentrano anche le tue conoscenze tecniche del gioco, quindi approfondisci le build, approfondisci comunque gli effetti passivi, approfondisci, diciamo, tante piccole cose che però messe insieme ti permettono comunque di esplorare un altro mondo, perché comunque appunto se tu lo giochi per la storia, vai avanti in modalità extra o comunque tiri dritto con sopravvivendo è un conto, però se poi una volta soddisfatto della storia vuoi approfondire anche il gioco, hai praticamente un altro mondo che ti si apre, hai praticamente due giochi che tu giochi, uno che è la storia e l'altro che è il gameplay. Poi li metti insieme e ti esce fuori il titolo. Infatti io mi sono divertito molto per questo. Letteralmente mi sono divertito molto per questo. E quando vedevo appunto sta gente in giro che non aveva secondo me proprio criterio nel dire determinate robe, non voglio neanche sbagliare a parlare perché poi mi innervosisco sotto un certo punto. Si sta anche parlando di persone che magari devono... a recensire un sacco di roba e su questo sono assolutamente d'accordo, tanti titoli diversi, quindi non possono concentrarsi, mentre il mio e quello di Fare magari sono canali tematici, il mio ancora di più, e quindi non posso evadere di studiarlo a modino il gioco, in teoria non dovrei neanche saltarlo, cioè piuttosto anche se non mi piace lo gioco e cerco di capire quali sono le sue caratteristiche. Tanti influencer magari gioca qua, gioca là, gioca su, gioca giù, di sto gioco cosa fanno? Tra i tanti c'era anche Elden Ring, magari giocano la prima parte, non gli dice granché perché non hanno il background legato a Final Fantasy, quindi non riescono a intuire quelli che per noi sono i lati positivi che ci mettono hype, e quindi lo droppano, ne parlano male. Tecnicamente non facciamo anche una bella figura. Come io se giocassi a Resident Evil, tipo adesso ci sto giocando, lo dico a tutti, sono assolutamente in blind, però è grave che io non sappia assolutamente nulla di quello. Se io fossi una persona importante e mi facessero recensire un gioco di cui non so nulla, un
non so, quelli che gioca a fare, di quelli dove ci sono i giapponesi che si danno. Yakuza, quello lì. Esatto. Quelli lì io non ne so nulla e quindi magari dico, cacchio, parlano che non capisco perché parlano in giapponese. È tutto un picchiaduro, la storia non riesco a seguirla. No, vabbè, ci sarà scritto sottotitoli in italiano, in inglese. Io non dico, non parlano in giapponese, perché sono in Giappone, parlano in giapponese, cioè fino a qui. È giustissimo, ok. E quindi, insomma, è ovvio che dico, ah, bene, ma questo qua non sa nulla. Prova a saper tutto di tutto. Però, appunto, è mancato anche l'apporto di quelli che sono gli influencer, gli streamer, i creator di Final Fantasy. Cioè, in realtà c'ero praticamente soltanto io a fare. Io non ho seguito Twitch, quindi non so quante persone c'erano su Twitch. Però anche quelli che normalmente seguono poche. Anche stranieri ne ho visti veramente, veramente pochi giocare a Stranger. Di norma gioca a Final Fantasy, porta Final Fantasy, questo titolo l'ha saltato. Sì. Io penso che comunque la colpa sia del fatto che non ci siano giocatori, almeno la vecchia generazione di giocatori, soprattutto di Final Fantasy, non è così eclettica. Come per esempio mi metto io in prima mostra, perché a me piacciono i Souls, a me piacciono gli action RPG, e di conseguenza avere l'unione tra Final Fantasy e appunto un Nioh, ad esempio, come in questo caso di Stranger, per me, ripeto, era un sogno che si avverava, perché ho avuto un piccolo brivido sulla schiena col 7 Remake, che sottolineo per l'ennesima volta per me essere il miglior sistema di combattimento sviluppato fino a questo momento per un gioco proposto come Final Fantasy, perché unisci l'azione all'ATB praticamente, che secondo me è proprio la perfetta unione tra moderno e vecchio, proprio innovazione e tradizione, come l'ho definita io, che è secondo me il connubio perfetto. Però anche fatto in questa chiave action molto più frenetica, io mi ci sono ritrovato tantissimo e mi sono divertito tantissimo, e ripeto, probabilmente ritorniamo al discorso di prima, cioè questa chiusura forse mentale di tutti sti giocatori che appunto sono puristi, i puristi di Final Fantasy, che hanno un po' rotto il cazzo, detto sinceramente, perché arrivare a dirmi, ah, se non è a turni non è un Final Fantasy, allora col 16 cosa dovremmo dire a questo punto? Lo dicono. Sì, ma lo so, lo e infatti il mio era un ragionamento proprio per arrivare lì, cioè non è neanche uscito Final Fantasy 16, già c'è chi si mette le mani davanti. Io in teoria l'ho già detto, la mia unica paura sarà una sorta di Devil May Cry, che un po' mi spaventa, perché non mi piace Devil May Cry, cioè nel senso non mi piace il gameplay di Devil May Cry, e ho un po' paura per quello, ma non parto col pregiudizio, cioè non vado a dire, ah, il 16 sarà una merda, cioè non è quello il mio discorso. Però forse, anzi sicuramente, nei mesi a precedente all'uscita, cioè già ora inizio di quest'estate, io sono sicuro che avrò la home di YouTube o comunque anche qualcuno su Twitch che inizierà a spalare la merda sul 16, e si ritornerà a un discorso forse legato a Stranger, anche se secondo me il 16, essendo numerato, essendo un capitolo numerato, non avrà lo stesso affossamento di Stranger. Non ci so voi cosa ne pensate. Più sponsorizzazioni, comunque 16 sarà sicuramente un AAA, su questo ne parleremo, non c'è dubbio. È uno AAA a tutt'altre a tutt'altro piano, predisposizione, tutt'altre pretese e tutt'altri mezzi, anche più gente che lo segue e lo seguirebbe a prescindere. Stranger of Paradise è uno spin-off molto, molto borderline, quindi tanti che seguono tendenzialmente la saga preferiscono un Theatrhythm piuttosto che uno Stranger of Paradise. Che bello, mamma mia. È bello. Ma quanto mi ci sono chiuso. Però ci sono quelli che dicono, vabbè, ma io il gioco musicale non sono. Ma guarda, ho sentito pochissime critiche. Anzi, non ho sentito critiche su Theatrhythm. Assolutamente. È perché è perfetto nel suo genere. Non puoi dire niente. Però è anche vero che alcuni video sono usciti prima dell'uscita di Theatrhythm, e quindi magari quelli che facevano un po' di tutti i giochi di merda che fa Square, secondo loro, non era ancora uscito Theatrhythm, non hanno potuto aggiungerlo. Vabbè, ma lì neanche l'idea, cioè se tu mi fai un excursus di Square sta fallendo perché ha fatto, e mi citi quattro giochi brutti e non metti nel mezzo le cose belle che magari ha fatto, ma 14 anche
Il fatto stesso di non citare il 14 dicendo vabbè è online, non conta, non è il maggior guadagno che si ha dal 14, cioè, praticamente è il titolo di punta. Se io devo fare qualcosa, perché se devo fare un paragone devo usare i giochi brutti citati da te e non devo usare i giochi belli solamente perché non rispecchiano la tua ideologia di cosa deve essere all'interno di un conteggio? Quel gioco è fatto bene, quindi in un conteggio di giochi fatti dalla società io devo contarlo. Poi è vero, ci sono stati giochi che hanno o venduto poco o sono andati davvero male, tra cui Avengers e Babylon's Fall, quelli sono andati male. Non so se si possa parlare di flop monetario effettivamente, perché il flop è solo quando i costi non superano i guadagni. Quello è l'unico caso in cui si parla di vero flop monetario, perché se no è, cioè, il gioco ha un guadagno, è un top, però ovviamente se il guadagno è 30 euro, cioè non ti rimetti, non ti impari, impari la lezione, arrivederci, grazie. C'era anche un altro titolo che è quello sparatutto online. Outriders. Mamma mia. Outriders non ne hanno parlato male, anche complice, cioè a livello di pubblicità. Non ma ne anche hanno parlato probabilmente. Sul Game Pass. Esatto. Essendo uscito sul Game Pass, la gente ha potuto giocarlo senza pagare. Praticamente. Io l'ho provato al lancio della demo, era inaccettabile. L'ho provato con Zelda, tra l'altro. È uscito un'espansione. Inaccettabile. Sì, sì, ho visto. E io, tra l'altro, mi ci ero messo anche con l'idea di. Perché io sono. Mi piacciono di sparatutto. Quindi proviamo. Inaccettabile. E io giocavo a Destiny, tra l'altro Square ha venduto tutto il suo occidente, ma Outriders se l'è tenuto, che io non so, no, secondo me se l'è dimenticato. Si è dimenticato a vendere, cacchio, Outriders, porco di... aspetta tornate qua, ne abbiamo un altro. Quindi c'è una sorta, ci sono dei titoli poi magari che sono stati... E il 14 è meglio di tutti quegli altri prima, tra l'altro. Ci sono magari dei titoli accolti freddamente dal pubblico per motivi più o meno concreti, come a me piace, Chocobo GP, a me piace tantissimo quel gioco. Il gioco è stato pubblicizzato in una maniera particolare, vero. Il gioco non è stato compreso dalla gente, vero, perché tutt'oggi la gente pensa che al day one dovevi spendere 300 euro per i personaggi di Chocobo GP, quando tu potevi sbloccare tutti i personaggi solo giocando. Ed è un messaggio che non è passato. La colpa è di Square anche, ma è relativo al fatto che se io ti do un prodotto deve essere anche compito del giocatore informarsi al riguardo. Se io ti dico questo, tu puoi sbloccare i personaggi grindando, giocando, ma se vuoi paghi e te li diamo, se ti passi il messaggio allora sono a pagamento, allora c'è qualcosa che non va, che c'è anche la persona deve avere della comprensione dal lato suo che non sta prendendo. Di fatto che Chocobo GP non avrà più aggiornamenti importanti, non ci saranno più personaggi, non lo supportano più, in parole povere. Quindi anche lì un supporto relativo. Poi ovviamente abbiamo l'esempio di The First Soldier, che penso che dal punto di vista dell'ultimo periodo Square sia stato il caso di prodotto gestito peggio dal punto di vista di un titolo appartenente ad una sottoserie famosa, anzi la più famosa di Square. Final Fantasy VII è la più famosa di Square allo stato attuale, sfruttata male in tanti aspetti, anche perché qui rifaccio le parole di Jade, perché lui ci ha passato 6.000 ore a quel gioco. Il gioco aveva poco del gacha, cioè c'erano tante cose da gacha, non c'era nulla da gacha in realtà, ma cioè, c'era il concetto che tu potevi estrarre degli oggetti cosmetici quando tu trovavi certi ticket. Questi ticket li potevi anche comprare, ma non ti danno nulla a livello di gameplay. Cioè non è che diventavi più forte. Quindi alla fine non è come un World Visions di Brave Exvius, in cui tu potresti pescare il personaggio, puoi pescare le cose per potenziarlo. Qui il tuo personaggio, l'unica cosa che potevi pescare erano cose cosmetiche, e quindi tu a livello di gameplay eri uguale a tutti gli altri che non avevano speso. E quindi chi te lo faceva fare di spendere? Il concetto è quello. Ma era molto equilibrato, perché tu quando giocavi alla pari con tutti gli altri. Non c'era assolutamente il concetto di pay to win, ecco. Per me First Soldier ha sbagliato il titolo. Perché se tu mi metti First Soldier come titolo, mi devi mettere Sephiroth. Ma allora vedi che sei tu che lo scarti a priori. Perché in realtà sì, Sephiroth... Sì, sì. In ma realtà io sono probabilmente c'è.
non lo vediamo perché sì, ma io lo ammetto, non ha vissuto abbastanza. Io l'ho ammesso che non l'ho neanche scaricato ed è la prima volta che mi è successo. Potevi nella mia storia in assoluto di tutto quello che è uscito, Square o Final Fantasy, è la prima cosa in assoluto che non ho neanche scaricato, non l'ho neanche provata. Io ho provato di come tutto. Mai? Come perché, mai? Perché mi sono sentito preso per il culo dal titolo. Ma vedi che allora siamo nello stesso discorso di prima. Eh sì. Cioè tu hai giudicato dalla copertina. Sì, sì, sì. Palesemente. Cioè io appena ho visto che avevano annunciato il progetto First Soldier e poi mi hanno fatto vedere quella sorta di Fortnite, io sono impazzito letteralmente, ma in senso negativo però. Cioè sono letteralmente uscito, ho schiumato dalla rabbia, proprio ero incazzato come un mostro. Letteralmente. Cioè, per me, non lo so, sarà perché hanno toccato probabilmente il mio nervo scoperto, perché Sephiroth è il mio nervo scoperto, è il mio punto debole. Cioè, tutto quello che riguarda Sephiroth non deve essere toccato e probabilmente per me il fatto che gli abbiano messo quel First Soldier come titolo mi ha dato questo effetto repellente. Me ne pento da un lato, perché effettivamente provarlo magari mi avrebbe fatto cambiare idea. Ma però non ti costava non niente, avresti potuto fatto. Dirlo con cognizione di causa. Per sì, dire. Sì, ma infatti perché non ne parlo apposta. Che non ti sarebbe piaciuto, perché ci sta. Però avresti avuto dire sì, l'ho provato e non mi è piaciuto. No. Comunque sia, The First Soldier molto probabilmente, postumo, ti regalerà qualcosa su Sephiroth lo stesso in Ever Crisis. Già, io sono pronto, piporitto, appena ho visto il trailer con Young Sephiroth, per me già là è iniziato per me. Ruben dice giusto. È iniziato in maniera pazzesca. Cioè, mi hanno fatto vedere quel trailer con Young Sephiroth alla fine, io là sono scoppiato letteralmente. Infatti Ever Crisis sarà uno dei progetti su cui mi voglio dedicare anima e corpo, letteralmente. Io già l'ho detto, tutti quelli che mi conoscono lo sanno, verrà trattato sul mio canale al 100% in una maniera proprio spasmodica, oserei dire. Anche perché forse ci saranno degli elementi simili a Opera Omnia, sì, quindi anche sì, nel tuo. Quindi. Sì, 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 sì. Sì. Le skin. Sì, ci sono le skin. Sì, ci sono le skin e poi. Trama, episodi. Sì, perché ci sarà praticamente la storia procedurale, però potrei affrontare i combattimenti con tutti i personaggi che poi magari o andrai a pullare o comunque troverai in giro, perché si vedeva anche dal trailer, per esempio, il Guard Scorpion con Eris in party. Sì. Quindi detto, usato cioè, come... tendenzialmente tu non potresti avere quei personaggi se parliamo di storia, però ci sono, stai affrontando quella storia. Quindi... È la demo del set in cui c'era Eris col Guard Scorpion. Quindi... Va bene, abbiamo domande, se no noi continuiamo a parlare a ruota libera. Cioè io nel frattempo vediamo se volete mandarmi le domande, io parlo ai mod. Ma in realtà un paio di ore fa qualcuno mi ha chiesto qualcosa. Sì, sì, infatti ho detto tutti i mod di mettermi le domande a parte, così le avremmo lette con calma. Ce n'è più di uno. Ce n'è l'84. Due ne ho, fortunatamente. Ne ho solo due per il momento, anche perché poi... Ho fatto appunto la premessa dicendo che tutti... Io ho una maledizione, per chi non conoscesse la lore, dove praticamente io tutte le persone che faccio admin o che faccio importanti sul mio canale poi spariscono. Non so perché. Ma spariscono nel senso che non... Impazziscono, impazziscono, spariscono letteralmente da tutto, niente. Non ho questa maledizione, cioè li faccio admin e spariscono, VIP e spariscono. Che fare? Niente. Diventano tutti... mod diventano la sua ragazza. Un potere incredibile. Per ora è così. Un potere incredibile. Pazzesco. Non farò più nessuno VIP per sicurezza. Allora, abbiamo una domanda da parte di Afranix. Allora, tra l'altro, ora che ci penso, in effetti Opera Omnia è Koei Tecmo, giusto? Sì. E tra l'altro Koei Tecmo sarà anche sviluppatore del nuovo gacha di Dragon Quest Champ, che è stato annunciato neanche un mese fa, e sarà Koei Tecmo, che hanno detto che sarà una sorta di Battle Royale a turni, che di come ne hanno parlato sembra una cosa Battle Royale a turni? Non è possibile. Cosa cioè, è? Di come ne hanno parlato sembra una cosa che non può esistere. Okay. Poi c'è Gmail95 che vi chiede: Brian e Jade, quali sono i vostri personaggi preferiti? Penso di tutta la saga, non solo di Stranger. PS, infatti, il mio è Golbez.
Matt Selk, di cui minchia, tutti me lo nominate sto personaggio, maledizione. Non c'è proprio verso. Tutti quelli che giocano al 14, se mi dicono il personaggio preferito, mi rispondono tutti la stessa cosa. È un problema per me sta roba. No, vabbè, ma adesso fare dire qualcosa di diverso. Gilgamesh. Ecco. Vabbè, per forza. Però è il mio villain preferito, Matt Selk. Vabbè, Gilgamesh... Gilgamesh non è un villain? Lì. Sì, ma non è il main villain del 5. È il, diciamo che è lì, poi villain con Gilgamesh non è il, proprio il termine corretto da neanche con Emmet Selk. E poi invece c'è Gaetan GT che ci dice: qual è la cosa peggiore di Stranger of Paradise che non sopportate? Senza di Matoia, il fatto che non ci sia Matoia, il tizio con i capelli rossi che io ho nel party, come te, Jed. Sì, sì. Io ero come te. Il prompto, no, non, prompto ero più, non ero neanche più sicurissimo che fosse Jed o Ash. Sì, no. Ash è il, il ragazzo grosso di colore bello bustato. Bello... Quell'altro è oltre a essere inutile, pure antipatico. Perché già mi stavo sulle palle prompto, però poi ho empatizzato. Con lui non ho avuto. Dice prompto è un esperimento, quindi lasciamolo in pace. No, però almeno c'è un approfondimento del personaggio che me l'ha fatto poi voler bene. Questo qua purtroppo no. Ecco, una domanda invece è venuta a me: se invece ci fosse un DLC su Stranger of Paradise, cosa fareste come DLC voi? Sto dicendo Gilgamesh, però già c'è. A parte Gilgamesh. Allora, avrei due strade da seguire. Uno è il mero, puro, schifoso fanservice. Prendere X di tutta la serie e fare veramente un mischione. Cioè mettere Nube Oscura, Golbez, tutti, fare veramente un mischione di quello che ti dici, se tutto citazioni. E quello è uno, ovviamente, però fatto bene. Detto così capisco che non può avere minima parvenza di qualità una cosa del genere. L'altro invece è uno molto più narrativo, introspettivo di Jack, perché a Jack manca l'introspezione. Jack è estroversissimo e gli manca l'introspezione. Ne fare uno come episodio pronto, perché quando è episodio pronto poi nel risultato è un po' me, però che possa che noi possiamo conoscere veramente Jack come personaggio, un suo viaggio, un prequel quando ha conosciuto Sara, tipo. Però sarebbe difficile, perché se gli viene resettata la memoria ogni volta, come potresti, cioè, effettivamente renderlo tale? Per esempio, ora che Different Future è andato nel portale con l'imperatore, magari fare un DLC di 5 ore in cui Jack, in questo nuovo mondo, deve imparare a conoscere tutti, fa amicizia con l'imperatore effettivamente, vediamo un suo viaggio in cui è un'ora di gameplay e 4 di dialoghi. Cioè, giusto per approfondire maggiormente la psiche di un personaggio che nel gioco non mostra mai il suo interno, perché Jack è tutto estroverso, è tutto potrebbe... ammazzo quello. Potrebbe fare la parte del vecchio di Sidia, che era la Odissea del Warrior of Light. Lui magari conosce i tizi del suo esercito, dell'esercito di Chaos, e poi incontra quello che è il Warrior of Light ancora prima di aver la vita, perché sai che era soltanto una specie di mannequin senza vita quando lo trova Garland. Poi lo trova anche, non mi ricordo più come si chiama quella dell'11. 108, Prish. No, Prish. Prish la trova. Prish la porta da 108, che gli dà, gli dà la luce. E quindi nasce come Warrior of Light grazie a 108. Però quella parte lì era carina. E si vedeva che Garland lo conosceva già. Cioè lo riconosce come Warrior of Light. Io farei invece un approfondimento su Warrior of Light. Cioè, noi lo vediamo arrivare con i suoi tre amichetti buttati via subito. E mi farebbe piacere invece vedere magari la loro evoluzione, magari utilizzando la skin del Warrior of Light e muoversi questo personaggio all'interno delle varie tappe, fare di nuovo i quattro caos eventualmente e arrivare poi allo scontro con Garland. Il remake di Final Fantasy 1 praticamente. Sì, esatto, a questo punto qua sì. Saltando tante tappe intermedie, però facendo magari i livelli, semplicemente il Monte Gulg, quelli che sono i livelli con i vari boss. Però appunto capire un attimo da dove spunta fuori sto qua, perché chi ha giocato esclusivamente a Stranger of Paradise e non ha giocato a Final Fantasy 1 non sa cosa sta succedendo. Vuoi introspezione di Piton, vuoi vedere l'occhio di Jack, comunque di
di quello che abbiamo vissuto, ma sotto il Warrior of Light. Esatto, esatto. Questo effettivamente era la mia idea. Questa era esattamente la mia idea, che parte dal discorso del fatto che appunto tu in Different Future giochi nei panni di Warrior of Light. Cioè io mi ricollegavo proprio a quel principio del fatto che, smistando la storia, tu arrivi con Warrior of Light, batti Garland e poi ti fanno vedere cosa hai fatto e come hai fatto a diventare forte per sconfiggere Garland. Cioè tutto il tuo percorso che ti ha portato praticamente dall'inizio a dire: io sono il guerriero della luce, perché sono diventato guerriero della luce, come sono diventato guerriero della luce, e questo è il mio scopo, questo magari è il mio compito. Magari incontri Bahamut, tipo. E vedi anche l'interazione con Bahamut, vedi possibilmente anche un'interazione proprio diversa con Jack Garland stesso, perché vedendolo ovviamente dagli occhi di Warrior of Light tu non lo vedi come l'abbiamo visto noi. Noi abbiamo visto Jack Garland come l'antieroe per eccellenza. Che è stato interpretato da Dio, tra l'altro. Cioè, un Warrior of Light lo vede come un villain. Lui invece lo vede proprio come un cattivo che deve essere annientato e basta. Cioè, come lo vedevamo noi nel primo Final Fantasy. Esatto, come l'abbiamo visto sempre noi, senza avere la possibilità di capire effettivamente che cosa abbiamo davanti. Quindi era esattamente quello che anche io ho sempre detto, appunto, di voler vedere Wall. Visto in maniera più interessante, anche perché Wall, anche su Super Omnia, non c'è molto che viene detto su di lui. Ti viene praticamente il primo personaggio che hai all'interno del gioco, che è praticamente la hostess di turno, perché è lui che accoglie tutti i buoni praticamente. Dopo essere stato da Garland e fa da cicerone a tutti quanti i personaggi che arrivano. Infatti i primi sono Rem e Vivi, tra l'altro, che inizia ad utilizzare da subito per i tutorial. E poi man mano tutti gli altri personaggi che si aggiungono, che vedono lui come appunto il, diciamo, il capo della fazione, appunto, dei buoni, che giustamente vi guida all'interno di quel nuovo mondo, man mano che poi ovviamente si aggiungono tutti quanti gli altri. È molto bella la scena in Dissident dove attacca a ridere perché ha organizzato il super pianone per fregare Shinryu. Attacca a ridere e tutti non capiscono perché ride, che non l'ho mai visto il Warrior of Light ridere di gusto, perché aveva messo d'accordo i due schieramenti per un fine comune. Molto figa quella scena lì. Quanto vedete possibile un nuovo DC della luce di ciò che vediamo in Origins? Ne avevamo accennato poco fa. Poco niente. Con il finale, diciamo col secondo finale, appunto, quello diverso. Dove appunto Jack diventa dio della discordia e poi bisognerebbe vedere come Warrior of Light diventerebbe, anche perché io ho fatto la battuta dicendo mi sembra strano vedere Wall che prende la forma di materia, essendo comunque una donna, vedermelo lui con la gonnellina, sinceramente. Potrebbero fare due divinità originali, certo, prenderebbero sicuramente dei nomi nuovi e prenderebbero posizioni diverse, sì, sicuramente dal punto di vista proprio di struttura di trama, perché non penso, anche se c'era sempre, anche se c'è Spiritus che ha praticamente una spada simile a quella di Garland come estetica, come forma, quindi non lo so, cioè è un po' particolare questa cosa, perché l'ho sempre notata, però ovviamente non posso fare un collegamento diretto. Però la spada di Spiritus è molto molto simile alla Rebellion di Garland, quindi ho detto bah, chissà, magari effettivamente vogliono fare la follia e trasformare Garland in Spiritus, anche perché diciamo fisicamente come struttura non è che sono tanto diversi. Per Warrior of Light un po' effeminato lo è. Ha dei lineamenti di Amano, sai che Amano uomini e donne li dipinge praticamente identici, hanno dei volti perfetti. E Warrior of Light è perfetto, sì, è un mento a punta fatto a mano. Se invece dovessi dirvi tre motivi per acquistare Stranger of Paradise, a parte Gilgamesh per Brian. Cacchio, ne avevi uno. Minchia, subito. No, me ne ha tolti tre. Me ne ha tolti due. Cioè, tre. Sette me ne ha tolti. Giusto per combattere, allora, la causa, farlo provare anche agli divertente. Altri. È un gioco assolutamente divertente, sia per il comportamento di Jack, sia per la varietà che ti potenzialmente dà
a livello di proprio gestione dei job, ci si può perdere. Se una persona ha tempo e gli piace quel genere, può veramente spaziare. Ho visto cosa facevi tu nelle live, quindi mi rendo conto. E poi è molto Final Fantasy, ha un fattore Final Fantasy insospettabile rispetto al suo genere, perché non è ovviamente un JRPG, ma c'è molto della saga. E è bello vedere le citazioni, provare a indovinare, a vedere tutte le varie, i vari easter egg. E non ho un terzo motivo particolare. La host non è neanche clamorosa, per quanto sia bello sentire le musiche dei vari Final Fantasy un po' riviste. Ah, beh, un attimo, c'è la host dell'ultimo DLC. Ok, la host dell'ultimo DLC è il terzo. Il terzo motivo è Last Bastion, ok, perfetto. Brian Fare si è frizzato nella mia... Eh sì, da me è sparito totalmente. Sentite, quindi... però... Sì. No, non ti sentiamo, sentiamo più. Però... Va bene, non ti preoccupare, tu, non tranquillo. Arrivo. Non ti preoccupare. Si sblocca e torno. Ok, tu, tu tranquillo, noi siamo qui... E gli hai tolto Gilgamesh anche tu, Benin, lo sai, come... Io l'ho disintegrato, proprio l'ho distrutto. Proprio. Sì, sì, ho sì. Creato la frattura Fatality. Spazio-temporale, ho rotto. Eccolo, sei tornato. Sì, ecco. Sì, l'ha recuperato Gilgamesh. Va bene, dai, ti rimetto Gilgamesh tra i motivi, sennò... No, avrei detto comunque come motivo le boss fight contro un personaggio importante nel secondo DLC, ma non avrei detto Gilgamesh. Ah, motivi d'acquisto? Hai detto tutti e tre Jade? Copia. Sì, gli ho detto tutti e tre. No, vabbè, comunque, dipende con chi parlo. Cioè, se è una persona che magari gli interessa solamente il nome di Final Fantasy, la prima cosa che potrei dire è c'è molto richiamo alla serie e al primo capitolo, quindi sono quelle cose che magari possono appassionare, anche andarsela a ricercare, anche fosse solo che ti fai a fare quella partita solo perché vuoi usare quel job che hai visto una volta solo, che può essere un approccio al prodotto. Poi il gioco comunque ha un forte ventaglio di apprendimento e puoi partire dal basso e arrivare a dei risultati alti. Certo, ti ci devi applicare, se no rimani ai risultati bassi o medi o zero. Però il gioco comunque aumenta e ti permette di incrementare sempre di più e di partire veramente dal nulla, dal fare un attacco a ripetizione, arrivando ad essere brava, a sentirti comunque brava all'interno di quel mondo di gioco. Fino ai DLC, fino a Wanderer of the Rift, perché poi ti senti di nuovo. E infine, è la cosa stupida, però vedere certe scene, cioè sapere che ad un certo punto arriva la scena contro Leak, sapere che ad un certo punto arriva la scena delle cuffie, sapere che ci sono quelle scene, io dico, giocalo per quel momento, vediti quel momento e divertiti, perché se vedi quel momento dici ah come mi hanno rovinato il gioco, non ti godi niente. Cioè, se c'è una scena che ha un suo motivo per essere in quel modo e fa divertire, vedilo e divertiti. E sono, ovviamente, in base a chi ho davanti, perché poi magari davanti ho il bronzo di Riace che non si diverte neanche se davanti c'ha Totò, e in quel caso non ci gioca, gioca un altro gioco. Se invece magari una persona più alla mano, più rapportata a quello che può essere l'identità del prodotto, non bloccarti da quello che può essere una prima occhiata ad un prodotto che comunque, magari anche in maniera un po' pacchiana, cerca di far divertire. E la scena di Shadow Rising per me è uno dei momenti più alti della serie. Quando si mette le cuffie, è meraviglioso. È Gilgamesh. Ovviamente, perché l'abbiamo reinserito tra i motivi. Okay. Se no altrimenti crash e poi non va bene per il futuro. Poi penso che questa sia l'ultima domanda, poi magari concludiamo come volete voi. Il momento invece che vi ha fatto cascare le braccia è quello che invece vi ha hypato di più, a parte Brian, che penso abbiamo la risposta già anticipata. Allora, in realtà dovrei pensarci a cascare le braccia, perché comunque il gioco di per sé, essendo mid, cioè non è che ha quei picchi verso il basso, perché comunque, eccetto l'inizio e la fine del gioco base, quello che è al centro è abbastanza medio. Allora, forse la cosa che più mi ha fatto rimanere in me
siamo in full spoiler, abbiamo già detto, abbiamo detto tutto, sì, è la morte di Astos, perché il modo in cui muore era totalmente evitabile, cioè lui è lì, diventa Omega Primeva, o come che si chiama in italiano, Ultima Primeva, per poi morire perché doveva. C'erano 100 modi per evitare quella morte, però siccome dobbiamo fare il colpo di scena, virgolette, in cui ci sacrifichiamo, perché Astos ama Jack, cioè su questo penso siamo tutti, sì, d'accordo, è una ship molto potente, assolutamente non abbiamo, siccome lo ama proprio in maniera effettiva, si sacrifica perché sa che non può competere con no, non è questo, perché sa che con quel sacrificio può portare avanti il fatto che lui diventi Chaos, cosa che poi porterà al fatto che sacrificherà tutti. Ma morire in è morto in una maniera stupidissima, poteva morire in 100 modi diversi, oltre al fatto che diventa ultima cioè l'ultima weapon del gioco di Final Fantasy VI senza alcun motivo, è perché era il dungeon di Final Fantasy VI Terra Tortura, non mi ricordo il nome italiano, e quindi doveva essere qualcuno ispirato a Final Fantasy VI, ma non ha avuto totalmente senso il modo in cui lo diventava, perché è come è morto. Boss fight però bello, cioè è un boss fight quello, yeah, mentre della boss fight no, mi è piaciuto, magari il fatto che ci sono le due fasi, quindi abituarsi ad entrambi subito. A me di quella boss fight nello specifico non mi è piaciuto il fatto che la seconda fase, più che altro boss enorme su arena piccola, sì. E quello l'ho trovato abbastanza spiacevole dal punto di vista di gioco, perché fin quando sei uno contro uno con l'elfo oscuro va bene, ti puoi spostare, libertà di movimento, ma nella seconda fase è brutto, anche perché l'80% degli attacchi sono AOE e comunque hai poca manovra. Capisco che siamo anche in una fase avanzata del gioco e quindi magari diciamo che è una sorta di test per la tua, diciamo, per la tua bravura in quel caso, però mi sembra un po' troppo punitivo mettere un boss che è praticamente 50 metri su un'arena di 70 metri praticamente. Cioè, io mezzo schermo ce l'ho occupato da Astos trasformato in ultima weapon e lì non so che cazzo fa, cioè non so come muovermi. L'unica cosa che non ho apprezzato, perché poi esteticamente host tutto eccetera c'è, stupendo, ma quella è stata probabilmente l'unica cosa che mi ha veramente disturbato. Infatti un nemico con la stazza simile nel terzo DLC, il Behemoth, c'è anche dentro la chiesetta, che non mi ricordo quale, se era del DLC o non mi ricordo qualche altra parte, era, c'era il Behemoth praticamente dentro la sala della chiesa, cioè che era la sala del trono 15. Del 15, o era, non mi ricordo dove era di preciso, comunque una saletta proprio una stanza 2x2, e io lì con sto Behemoth che mi girava tondo, non sapevo quella dove è la claustrofobica, anche perché lui ti attacca ad aria pure lui, cioè non sapevo dove scappare, e anche lì appunto non mi è piaciuto quello. Infatti nel terzo DLC hanno corretto che c'è Omega che è enorme, ma c'è la sala che è immensa, almeno lì ti puoi muovere. E poi Omega si muove poco, mi pare di ricordare che più o meno si avvicina a te. Sì, fa di balzi in avanti che ti si avvicina, però poi fondamentalmente ti attacca a distanza, ma ti attacca comunque ad area, quindi devi avere una manovra di movimento per poterti gestire. Ed è una cosa che appunto non ho apprezzato, ecco, mettiamola così. Io invece il momento che mi ha fatto cadere le braccia è stato quando ho sconfitto Garland la prima volta e mi esce fuori Neon. Che l'avevamo visto nel trailer. Cioè, è il momento dove ho detto che cazzo stanno facendo? Cioè, proprio là io mi sono un attimo confuso. Ho detto c'è qualcosa che non va in tutto sto progetto, che è stato uno dei motivi per il quale mi sono un attimo... È abbastanza incoerente quella parte. Mi sono un attimo infastidito, perché ho detto scusatemi, cioè tu mi metti un omone gigantesco e poi mi esce fuori Neon che è alta tipo 20 centimetri. Cioè, non ci stava neanche nell'armatura praticamente. Con lo stocco, neanche con la spada a due mani. Con lo stocco schermidore, che poi vabbè mi sblocca lo schermidore, che io da lì poi sono impazzito, che ho usato lo schermidore praticamente a destra e sinistra tutto il gioco senza guardare in faccia nessuno, e secondo me è una delle classi più rotte che c'è all'interno del gioco, tra parentesi. Però cioè, quel momento mi ha destabilizzato parecchio, perché ho detto qua hanno combinato un casino. Cioè non lo stavo interpretando più neanche come prequel del primo, ma un reboot fatto male tra l'altro. Cioè io ero convinto che avessero inventato chissà che cosa.
e quindi ci sono rimasto male. Il momento in hype invece che mi ha che mi ha fatto alzare dalla sedia è stato il finale, quando vedo praticamente Jack che si siede sul trono e tutti quanti, Sofia, Neon, Jed, tutti quanti che si vedono prima da umani e che poi si trasformano nei quattro demoni. Cioè si vede praticamente la scena dove sono tutti umani prima, si gira la telecamera e si vede lui con l'armatura ovviamente da Chaos e tutti i quattro demoni. Quella scena per me rimane la più bella in assoluto del gioco. Cioè proprio a mani bassissime è la più bella che abbia visto. Cioè proprio stupenda. Anche perché poi ti ricollega al fatto che loro sono 5. Quando tecnicamente tu parti, ma i Cavalieri della Luce sono 4, loro sono 5, c'è Sofia di troppo, Sofia waifu tra l'altro per chi non lo sapesse, incredibile, eccezionale. E cioè sono 5, quindi c'è qualcosa che non quadra, che poi ti fanno quadrare col fatto che loro non sono appunto i Cavalieri della Luce, ma è Garland con i quattro demoni. Quindi là poi per me quella è stata, ripeto, per me è proprio la parte molto molto bella, anche il sacrificio quando combatti contro di loro, che dice no Jack, tu per diventare Chaos ci devi ammazzare di qua, e cominciano a combattere tutti che si prendono a cazzotti lì, bellissimo pure. Per me il momento più alto è stato quello. Nel momento in cui io ho detto Stranger merita di essere acquistato è stato esattamente da quel momento in poi, cioè proprio la fine. Cioè per me la fine vale il pacchetto. Se non avessi visto quel finale possibilmente sarei stato uno di quei famosissimi hater in giro che si metteva a parlare male di Stranger, palesemente. Però quella sì. Lì dei 5 l'avevo teorizzata, era tra le cose che ci avevo preso e era una delle cose che tra l'altro mi avevano anche suggerito direttamente nei commenti gli utenti, quindi sì, se parti dal presupposto, certo, se parti dal presupposto che Jack Garland è Garland, quindi ne escludi sì, automaticamente uno, ne rimangono 4 e avevano anche le aure di colori diversi nella key art, quindi li associavi al colore dell'elemento. Il blu, esatto, sì, sì. Sì, io ti direi che la mia preferita è quando entra il Warrior of Light. Io ho avuto proprio la lacrimuccia quando entra nella sala. Non me l'aspettavo per niente, il momento in cui vedi che si apre la porta e c'è la luce dietro, paura, proprio la bianco e spunta la sagoma del Warrior of Light. Io ho un particolare rapporto con Warrior of Light, cioè è proprio un personaggio che mi piace tantissimo della saga. E quella che mi piace di meno è quando scopri che hanno ammazzato comunque Sara e sorella e amici, quando hai fatto di tutto per cercare di salvarli, poi ti affacci fuori dalla porta di Cornelia per qualche motivo che non ricordo, poi rientri e sono tutti morti, e allora vaffanculo. Ditemelo prima. vi mando a cagare e basta. Va bene, avete qualcos'altro che volete aggiungere? Volete... No, direi che abbiamo... almeno io personalmente ho snocciolato abbastanza. C'è qualche cosa in particolare che volete ancora... Se siete dubbiosi provate la demo. Tanto è ancora nello shop. Sì, superate eventualmente il tutorial, non vi bloccate al tutorial. E almeno cercate di arrivare a Garland, punto interrogativo. Poi siamo come in armatura, all'inizio non mi ricordo. Sì, probabilmente una cosa del genere, neanche ci ho fatto almeno arrivate lì. Poi non vi piace il genere, non vi piace lo stile di gioco, tutti i motivi del mondo. Se invece arrivato lì vi può interessare il gameplay, potreste scoprire un titolo magari snobbato per motivi purtroppo non dipendenti dallo stesso, e poi potete usare Jack in mutande, che ho usato per metà del nuovo gameplay. Madonna, non mi dire niente che io, non avendo utilizzato gli altri membri del party, né le cutscene, erano tutti nudi. Cioè io avevo solo Jack Garland vestito e tutti nudi. E non me lo ricordavo, cioè sta cosa mi era totalmente tolta dalla testa, ho detto minchia, ma come mai sono tutti in mutande? E infatti c'erano praticamente, io l'ultimo DLC che ho fatto in live, avevo praticamente bello Jack Garland tutto vestito, bello con l'armatura, perfetto, pazzesco, e avevo tutto il party in mutande. E ho detto minchia, non li ho vestiti. Non li ho visti. Col glamour in tutto il glamour in mutande Jack per tutto il terzo DLC. Poi quando ho preso l'armatura di Garland ho messo quello, ma prima ho fatto tutto in tempo in mutande. Io devo fare il riassunto, devo usare delle cazze indecenti. No, allora le mie non esistono in quel caso. Cioè, infatti le cutscene con loro vestiti decentemente, almeno da me proprio non c'è nulla da fare, perché
Vabbè, sì, che poi si possono rivedere comunque le cutscene, quindi sì, ti puoi vestire, menu. C'è il menu appunto dove ti dice di guardare, perché l'avevo disabilitata effettivamente sta cosa, quella di saltare, perché poi quando ti metti a farmare, ti metti a fare le robe, giustamente non ti riguardi la presentazione del boss altre 20, 30, 40 volte di fila, giustamente io l'avevo disattivata, però mi sono ricordato poi che dal menu si potevano riattivare, quindi io non so se ho intenzione di fare un montaggio cinematografico del gioco, dove faccio vedere praticamente solo le cutscene, giusto per dare una sorta di storia, no? Una parvenza di storia, perché so che comunque è un lavorone, però mi piacerebbe farlo con appunto le varie armature che si vanno a cambiare man mano che vado avanti nella storia, per poi arrivare alla fine con Jack Garland, l'armatura di Chaos, che interagisce con Bahamut, che interagisce con Gilgamesh, con Emperor, eccetera eccetera. Sarebbe anche bello, diciamo, da vedere dal punto di vista estetico, però non so se ne avrò mai il tempo di fare una roba del genere. Chissà, sarebbe bello avere il tempo infinito. Beh, magari perfetto per i content creator che possono fare quello, oddio, che vogliono. A questo punto, avendolo infinito, fare anche dell'altro. Ovviamente tra una pausa e l'altra, certo, ovviamente. Concludere i progetti che ho, poi si pensa, poi possiamo tornare al tempo finito. Giusto per non rimanere là in pizzo, che poi ad esempio lì faccio non faccio e poi non faccio. Non ho tempo, non ce la faccio, sono stanco di qua, di là, a destra e a sinistra, quindi niente. Io tanto edito, lavoro, quindi insomma, tanto lì devo stare, quindi. Beato te, almeno. Va bene, non c'è nient'altro che vogliamo aggiungere, ormai penso che... Mi dispiace anche da un lato, perché aspettavo sta serata da non sapete quanto tempo in realtà... Perché sono onesto, io non ci speravo neanche di avervi in live con me, sono sincero. Perché ormai sarò che sono io un pochettino che ormai ho avuto brutte esperienze in passato, quindi diciamo non sono molto fiducioso nel prossimo, specialmente da quando ho aperto il canale, quindi ho detto ora sicuramente mi mandano a cagare, mi dicono vaffanculo e là io ritornerò nel mio angolino a piangere, a fare opera omnia. A giocare Opera Omnia da solo traducendomi i capitoli e basta. Invece sono contento perché appunto, come scrisse Jade tempo fa, conoscere qualcuno malato della tua stessa malattia fa sempre comodo per un motivo o per un altro, e quindi avere avuto la possibilità comunque di avere sul canale gente di un certo spessore, perché per me avere nel mio comunque... caso è anche fisico, quindi... No, io poi parlo, vabbè, io non è che sono tanto tanto io non ti vedo tutto nero qua, sono bello voluminoso anche io, quindi non è un problema, però sono molto contento perché c'è avere la possibilità di confrontarsi, di parlare in generale, non solo ovviamente di Final Fantasy, ovviamente se poi ci sarà la possibilità ben venga, perché a me fa sempre piacere in generale chiacchierare e fare eccetera eccetera, non sono mai riuscito appunto a creare una roba del genere, perché appunto non avevo i mezzi neanche le conoscenze, quindi avere finalmente la possibilità di parlare con qualcuno per me è sicuramente una bellissima cosa. Infatti ripeto, non me l'aspettavo di avere la disponibilità di entrambi, anche perché chi non lo sa ci siamo organizzati, oggi puoi, no non posso, non ci sono, quando ci sei, quando non ci sei, sei libero, anche no non sono libero, devo fare quello, devo fare io poi mi infogno su Teatro Rhythm, quindi niente, c'è stato praticamente un po' di marasma, però fortunatamente vuoi o non vuoi ci siamo riusciti ad organizzare, quindi mi ha fatto veramente veramente piacere. Volevo organizzare anche qualcosa sul 16 magari, prima che così vi lancio già l'esca adesso, così avete il tempo di digerirla, magari prima dell'uscita o qualcosa del genere, giusto per fare un recap di tutto quello che sappiamo del 16, giusto per prepararci al meglio, poi ovviamente giocarcelo, perché sicuramente ce lo giocheremo tranquillamente con i nostri tempi, e poi rincontrarci tutti in live la stessa sera. un multicast tutti insieme sarebbe figo. Me l'aspetto, gioco finito numero 5 di fare quando mi sveglio la mattina dopo gioco finito numero con i titoli di code, ma vaffanculo. Il 5 spero di no. Quanto sono arrivato? Al 3 sono ancora. Sei al 3, sei. Io spero, cioè, a me sinceramente, ricollegandomi al discorso di prima,
se ora, vabbè, ora ovviamente parlo un po' col senno di poi, però se vi avessi conosciuto prima vi avrei proposto la run tutti insieme di Stranger, tutti e tre la run. Ma ce la saremmo giocata ognuno per conto proprio, per una questione puramente di, intanto non sapevamo cosa saremmo andati incontro, io non ne avevo idea. No, questo neanche io sinceramente. Al limite una rerun, una seconda run. Quello potrebbe essere una bella mina, ma ovviamente diciamo che rigiocarselo specialmente adesso per me, cioè, sarebbe un po' pesante forse. Io ho rigiocato il 15 per fare una run commentata, prima lo sono giocato per conto mio, sempre comunque registrandomi, e poi ho fatto una run del 15 in cui abbiamo discusso capitolo per capitolo. Aspetta, c'è una domanda, questa invece mi piace tantissimo. Quale Final Fantasy con la stessa struttura vi piacerebbe approfondire? Cioè, con la stessa struttura di Stranger, immagino. A me così piacerebbe un 6. Un 6 ha una trama troppo... Secondo me potrebbero lavorare sul 3, per dire. Perché anche in quel caso i personaggi sono privi di personalità. E quindi potrebbero effettivamente approfondirlo ulteriormente. Il 3 ha anche una migliore trama rispetto all'1, più interessante. Anche un villain. Dovrebbero fare all-in. Allora, innanzitutto, se prendono il 5 hanno già l'antagonista migliore. Eccoci. E non devono fare altro. Cioè, se è un pochino ripetitivo. Però potrebbero fare una sorta di Legacy of the Crystal, magari inventato coi primi 5, escludendo il primo per forza di cose, perché i primi 5 sono quelli più... È il cattivo e il male primordiale, l'imperatore dell'inferno che si stacca dalla sua metà, è la nube oscura che è il concentrato di oscurità, Zeromus, l'oscurità del seleniano, e Xdef il male, eccetera eccetera, non dico altro di Xdef che ancora Jade sta giocando il 5. No, quindi, ma quindi mi sono già guardato tutto, non ti preoccupare. Cioè, in quel caso sarebbe bello appunto un viaggio contro il male primordiale in tutte le forme che Final Fantasy ha avuto, che principalmente sono comunque queste 5, perché poi dal 6 in poi il villain è identificato, male. Quindi non è più il male primordiale, che è Kefka, Sephiroth, Artemis e così via. A Trivia al più potremmo identificarlo come tale, come la paura, manca a farla apposta, sì. Quindi su questo, cioè, mi piacerebbe che magari esplorasse il concetto di male primordiale all'interno della serie. A me invece piacerebbe il 6 proprio per quel motivo che tutti i personaggi hanno la loro identità, e riuscire a portarlo in chiave moderna fatto bene, secondo me uscirebbe un qualcosa di incredibile. Proprio è un progetto maestoso, perché Di quello preferirei proprio un remake, perché gli darebbe, darebbe veramente giustizia al titolo, più che un gioco come questo qua. Più pensato per l'action, Souls-like. No, quasi non se lo meritano i personaggi di darsi a volte così tanto. Va bene. Però vabbè. Uno contro uno contro Vargas nel 6 sarebbe bellissimo. È il tizio quando fai Mash, Sabin contro Vargas, appunto il primo combattimento. Sì. Ah, sì, ho capito qual è. Sì, sì. Quello sul monte. Sulla montagna. Collina, perché... sì, quello bellissimo sarebbe. Con i perri che ti metti lì a parriare i colpi e poi li rispedisci indietro. Però vedere Sabin che fa la mossa sul treno in HD, tutto bello, remake. Mi attira quasi quasi ci ripenso. ce la mettiamo la lì. Deve fare, frega cazzi, cioè la deve fare. Ecco, quello è un meme. Esatto, un altro di quelli che... Ma tra l'altro nella Pixel Remaster funziona, non mi ricordo. Sì, sì, sì lo puoi fare. Perché hanno mostrato la pubblicità del treno che non girava. Cioè, facevi il suplex ma il treno rimaneva dritto. Poi l'hanno corretto, hanno detto no, è un errore del filmato. Meno male. Sì, sì, anche nella Pixel Remaster si può fare. Va bene, ok, direi che ci siamo. Io ora vedi, ogni volta che poi succede sta roba mi dilungo per salutare, perché appunto aspettavo sta serata da non so quanto tempo e non so quando avrò praticamente il piacere di potervi riavere sul canale, quindi un po' me la sto
così me la sto trattenendo. A me quando vuoi, perché io c'ho soldi da guadagnarci, perché sei tu quello che fa i numeri su Twitch a parte me. No, ma guarda, io non ho mai neanche pensato vagamente di darti picche, cioè, quindi appena me l'hai detto io ho detto di sì, a voglia. Non penso. Poi a me piace chiacchierare di queste cose qua. Tra l'altro non è la prima volta che ci... O è la prima volta che facciamo una live assieme? No, siamo insieme, sì, è la prima volta. Noi ci siamo sentiti in privato per il 14 che abbiamo giocato, cioè mi hai fatto vedere sì, un po'. Sì, è vero, la prima volta. Sì, chiamavamo, che ho in cantiere. Provato a convincerti di portarti sul 14. Ma guarda, di convincermi mi hai convinto. Il mio problema è che ho talmente tanta roba adesso che dovrei fare, che sono... sommerso letteralmente, ed è tra l'altro la cosa che io avevo anticipato ai ragazzi che mi seguono, perché avevo detto appunto che volevo giocare al 14 con te in live, che mi facevi da cicerone, cioè sì, il mio progetto, cioè uno dei progetti che appunto mi ero posto per quest'anno, che ora penso mi sa che andrà a puttane da tutta la roba che devo giocare che è uscita, era proprio questa, ovvero il fatto di farmi accompagnare da chi meglio di qualcuno del, diciamo, del day one, di un day one player, possa effettivamente già accompagnarmi. Già lo faccio con lui. Esatto, una sorta di veteran run del 14, cioè io ho messo no, lì... No, non è per tutta run, facciamo... Cosa facciamo in realtà? Soltanto i fight, soltanto i... Sì, vabbè, quando lo porti in live, ride, sì, queste sì. Le cose le facciamo insieme. Ti fai carriare, praticamente. Detto no, gli spiego le mosse, che può essere... Io mi prendo i bonus. Ah sì, che me l'avevi raccontato, che appunto c'era il fattore che ti davano... i bonus per però aiutare i novizi, per la beneficenza praticamente, con i poveri giocatori, con i poveri giocatori scarsi, quindi sì fondamentalmente è la prima volta, tra l'altro, che vi ho tutti e due in live, per la prima volta ne ho due in uno, double no, beh, no, mi sembra male. Niente, io entrambi. Stavo dicendo dopo per Ethereum, però ho detto no. To yours, one live. Via, scansiamo. Uno è meglio che uno, dai. Via. Esatto, due è meglio che uno. Ecco, mettiamola così. E quindi ho detto dai, ci ho provato, ho detto ragazzi, se accettano per me volentieri, se non accettano, ripeto, me ne tornerò nel mio angolino a piangere e basta. Quindi sono veramente, veramente molto contento. A questo punto io, dato che vediamo se finalmente, anzi lo faccio fare, Dom, se ci sei lì fai per favore gli shoutoutini ai nostri ospiti, così chiudiamo in bellezza, in modo tale che chi ovviamente non li conosca, ma mi sembra difficile questo, però vabbè, chi non conosca i nostri ospiti possa effettivamente seguirli. Ma in realtà guarda che siamo sconosciuti, cioè non voglio mettere nel mucchio anche il buon fare, ma siamo sconosciuti, a me non mi conosce nessuno, manco sul 14, cioè proprio, non so, forse mi conosci tu, mi hai visto in alcuni video, però io mi considero ampiamente sconosciuto. Io sono bellissimo di Jade che è apparso a schermo. Io sì, perché c'è lo shoutoutino, forse hanno fatto due volte, no, ok, sì, sì, sono vabbè. Apparso a schermo a te? Sì, perché io ho gli shoutout che vi fanno vedere le vostre clip. No, dico a Farei. Io sto vedendo anche la, cioè sto vedendo a schermo e c'era te che giocavi dalla PS4 con la capture. Ah, perché è partita, ok, ho capito, perché sì, sta sì. Cosa qua, in questa posizione in cui mi trovo io, non la vedo, e invece se probabilmente apro la live di qua si vede. Perché l'ho già vista altre volte che l'hai fatta. Sì, perché io ho gli shout out con le clip. Bello, figo. Dei canali. Questa random, sì. Sì, sono clip, ne prende una randomica dalle vostre che avete ovviamente nel vostro archivio e le fa vedere a schermo, giusto per farvi vedere appunto chi siete e chi non siete. Grazie Domino per gli shoutoutini. Quindi no, vi stavo dicendo, vabbè, io ovviamente vi conosco perché appunto, ripeto, essendo... cioè vi conoscevo anche da prima perché essendo appunto di, diciamo, canale tematico a Final Fantasy, cioè io ci sono cresciuto, quindi è normale che segua tutti quelli che parlano di Final Fantasy, almeno quelli che, con cui normale. Mi trovo, quelli con cui mi trovo più o meno d'accordo, diciamo, nell'idea di pensiero di Final Fantasy o in generale del gioco di ruolo eccetera eccetera, io ovviamente li seguo, soprattutto se sono italiani meglio ancora. Io poi vabbè il canale ce l'ho da un paio d'anni, però non mi sono mai permesso neanche di lontanamente di poter, forse per delle pippe mentali mie o anche perché comunque
io sono sempre un tipo che cerca di ridimensionarsi nelle sue cose, quindi non vado a rompere i coglioni in giro, quindi non mi va questa roba, quindi sono sempre molto, molto timido anche nel chiedere, sai, vogliamo fare una cosa insieme, però in questo caso diciamo che ho voluto farlo perché sapevo che appunto voi eravate tutti e due, inteso, eravate appunto soddisfatti del titolo di Stranger, quindi ho detto quale occasione migliore per parlarne in live o comunque permettere alle persone che ci conoscono di avere un punto di vista comune e magari convincersi anche a provarlo, se ci sono quelli che ovviamente non lo vogliono provare, per esempio, o che non l'hanno provato, che non l'hanno giocato, quindi magari sentendo roba positiva e non solo roba negativa che si è vista in giro, ha la possibilità di cambiare idea. Perché è importante cambiare idea, perché le persone intelligenti lo fanno, quindi perché no? Perché non provarci? E quindi secondo me era un'idea intelligente, anche dal mio punto di vista molto bella, perché appunto avere ospiti è sempre un piacere, quindi io ci tengo comunque davanti a tutti a ringraziarvi per la disponibilità, perché non era scontato ovviamente. Non era assolutamente scontato. Da parte mia era scontato e grazie a te in realtà, perché grazie comunque è stata bella e ci ha permesso di parlare di... Addirittura c'era titolo. Persino Brian Fare, con cui il più importante youtuber italiano su Final grazie. Fantasy. 10 anni fa. E invece no, invece grazie a te che comunque hai voluto dare lustro ad un titolo che se lo merita. Ora sia io che Jade l'abbiamo fatto nel nostro piccolo, quando abbiamo potuto portarlo, parlarne, quello che è. Ma appunto avere un punto di ritrovo, ma anche stesso con Jade ci siamo detti, ma ne parliamo di Stranger of Paradise, e sempre troviamo, abbiamo fatto una live in cui sì, parlavamo quella tua del secondo DLC, sì, del secondo DLC abbiamo fatto una live chiacchierata, e poi invece per il terzo DLC eri in chat e ogni tanto perché ancora ci stavo giocando, ero finito alle 5 del mattino, l'ho giocato quando è uscita alle 3 di notte, l'ho finita alle 5 del mattino, e appunto sapere che comunque c'è un metodo, anche grazie ad un'altra persona, di poter parlare di un prodotto come può essere questo, come poi vedremo in futuro anche di cose come parlarne, ma comunque dare il giusto spessore ad un titolo che purtroppo non lo ha ricevuto per diversi motivi, a me fa più che piacere. Io veramente non so cos'altro aggiungere, quindi io saluto tutti i ragazzi che ovviamente hanno partecipato, ringrazio ovviamente anche i nuovi follower, ringrazio tutti quelli che sono stati in nostra compagnia e che ci hanno voluto omaggiare della loro presenza. Io invece mi rivolgo a chi effettivamente segue il mio canale per i vari appuntamenti settimanali. Domani, o per meglio dire già oggi, perché già siamo a mezzanotte, che è mercoledì, continueremo la nostra Perfect su Final Fantasy 9, quindi non diciamo nulla perché Jade è blind, quindi facciamo silenzio, facciamo finta di dire nulla, e quindi ci vedremo sicuramente domani con chi ovviamente segue sul mio canale, e vi invito ovviamente a chi ancora non l'avesse fatto a seguire i due ragazzacci che abbiamo qui in live stasera, perché a mio avviso meritano, e non lo dico perché li ho ospitati sul mio canale, ma anche perché li ho ospitati sul mio canale, altrimenti non li avrei ospitati se non fossero persone di cui io appunto non provo della stima dal punto di vista lavorativo, tra virgolette, perché e se noi non pensassimo la stessa cosa non avremmo non le avrei invitati, invece mi sento di dire di consigliarli, perché appunto hanno veramente una competenza che in Italia è difficile da trovare. Se mi andate a vedere per esempio le Omega Run, gli Omega Beam, anzi in questo caso di Jade, che sono una perla probabilmente italiana che nessuno fa, non solo per la pazienza, no, ma il set l'ha fatto fare, probabilmente non si è visto probabilmente un lavoro fatto in questa maniera, per la pazienza e per la mole di lavoro che c'è dietro, perché magari non tutti possono sapere, chi non lo fa non lo può sapere ovviamente la mole di lavoro che c'è dietro, e quindi secondo me meritano assolutamente giustizia. E poi vabbè, Brian penso sia la pietra portante di Final Fantasy in Italia, forse insieme a qualcun altro, forse altre 2-3 persone probabilmente nel circolo italiano, escludendo me e Jade probabilmente, anche perché io sono l'ultimo arrivato, quindi mi metto in fondo alla lista e sto zitto lì a guardare Opera Omnia e basta, però mi sembra doveroso fare gli onori di casa per chi effettivamente il lavoro lo fa, lo fa con questa dedizione, con questo impegno, anche da diversi anni a differenza mia, quindi veramente un onore, veramente un piacere. Ragazzi, vi aspetto domani, ringrazio ancora una volta Jade e Brian, un saluto a tutti quelli che sono in chat, e
a domani. Bye bye. Ciao ciao. Ciao a tutti. E spread the knowledge.